E allora, Spatuzza, e di nuovo sì, se sì, vuole grazie. Si può preparare, così ridiamo la parola al pubblico ministero per la prosecuzione dell'esame. Sì, grazie. Sono il dottor Del Bene. Buonasera, signor Spatuzza. Buonasera, dottor Del Bene. Dunque, signor Spatuzza, riprendiamo l'esame dalla parte proprio in cui lei ha fatto riferimento al suo viaggio a Roma. Lei poi c'è stato a Roma a seguito dell'incontro con Giuseppe Graviano, di cui ha parlato alla fine dell'esame qualche minuto fa. Sì, io sono stato, mentre eravamo tutto il gruppo di fuoco a Roma, sono andato assieme unitamente allo Scarano a prelevare Giuseppe Graviano. E allora, aspetti, io volevo arrivare proprio fisicamente a Roma. Con quali mezzi si è trasferito da Palermo, dalla Sicilia, in continente per giungere a Roma? Quello mi sembra che l'abbiamo fatto in treno. In treno. E il gruppo da chi era composto? Le ho detto, era un gruppo piuttosto folto. Il gruppo siamo io, Cosimo Lo Nigro, Giuliano Francesco, Riccolo Salvatore, Giacalone Luigi, con il supporto, diciamo, tecnico del Benigno Salvatore. Benissimo. Lei si è spostato, ha detto, in treno. Per quanti a sua conoscenza, gli altri con quali mezzi sono giunti a Roma? Ma l'unica certezza che ho è quella del Giacalone Luigi, che è salito con la Tema da Palermo. Giacalone Luigi. Il viaggio di Giacalone con la Tema l'ha fatto in autostrada oppure diversamente, che ne so, in nave fino a un certo punto? Mi dica lei. No, questo non lo so per certezza. L'unica cosa che so è che siccome la macchina è stata rubata a Palermo, che dovevamo utilizzare come autobomba a Roma, quindi avevamo un po' falsificato il coso assicurativo, che abbiamo utilizzato le targhe originali di un'altra Tema che era riconducibile a Feffetto Cannella. Per certezza non ce l'ho, però so che lui è salito in macchina. È salito in macchina, una Lancia Tema, diceva. Sì, sì, esatto. A cosa doveva servire questa autovettura? Questa Tema innanzitutto era stata predisposta è stato fatto un accorgimento tecnico nella sospensione, perché visto che il carico era eccessivo poteva un po' insospettire nella lontananza questa macchina, che il cofano, diciamo, era abbastanza pesante, quindi che c'era un po' del peso all'interno, quindi avevamo messo dei spessori nell'ammortizzatore per renderla, diciamo, meno inclinata, se così possiamo dire. Ho capito. Senta, signor Spatuzza, lei aveva con sé in quel periodo, nel corso di questo viaggio a Roma, un apparecchio telefonico? Sì, sia qui e mi sembra, sì, anche in Firenze avevo un'utenza telefonica, cellulare. Un cellulare. Lo aveva solo lei oppure anche altri del gruppo con cui è salito a Roma? Adesso non ricordo, l'unico che sicuramente è Lo Nigro, però non ho una certezza. Non ha certezza. Sì. L'apparecchio, o meglio la scheda di questo apparecchio telefonico, era intestato a lei o ad altra persona? Ma innanzitutto ne ho avuto uno intestato direttamente a me e uno intestato alla mia ex moglie. Può indicare cortesemente il nome della sua ex moglie? Mazzola Rosalì. Ricorda quali dei due apparecchi lei aveva a Roma? Per chiarire, perché il poliziotto ha chiesto scheda, mentre mi pare che dalla risposta intende che il telefono fosse intestato. No, mi sembra che a quell'epoca non c'era scheda. Non c'era scheda, sì. Infatti, siccome avevo compreso la sua distinzione, è bene precisarlo. Quindi erano due telefoni intestati. No, prima uno e poi... Siamo nel 93, quindi sì, evidentemente sì. Ancora non avevamo le schede. Assolutamente sì, Presidente. Senta, e a Roma ricorda quali dei due telefoni aveva oppure magari tutti e due?
No, no, il primo è stato dismesso, il primo è stato attivato questo in secondo tempo, che sicuramente in quel periodo utilizzavo il secondo, questo è intestato alla mamma di mia figlia. Senta, ricorda il numero dell'utenza telefonica relativa a questo apparecchio telefonico? Il primo mi sembra che era il 337 e il secondo mi sembra che era il 336. Adesso il prefisso me lo ricordo. Va bene. Senta, dunque, lei arriva a Roma, diceva, con il treno. Avevate, o meglio, aveva una base logistica su cui fare riferimento su Roma? Sì, come in tutte le stragi, quelle di cui io sono stato partecipe, per la mia conoscenza anche quella di Via Fauro, diciamo, il nostro punto logistico era un certo tale Scarano Antonio, che poi successivamente ha anche collaborato con la giustizia. Chi era questo Scarano Antonio? Ma questo Scarano Antonio era di origine calabrese, aveva sposato una donna di Partanna, in provincia di Trapani, quindi diciamo che era riconducibile a Matteo Messina Denaro. Quindi l'indicazione di Scarano come punto di riferimento fu data da Matteo Messina Denaro? Sì, praticamente diciamo che per noi il referente di Scarano era il Matteo Messina Denaro. Sì, diciamo è stato lui colui che lo sponsorizzava, se così possiamo dire. Ed è stato Matteo Messina Denaro che a lei personalmente disse rivolgiti per Roma a Scarano, oppure vi fu la mediazione di qualcun altro che le indicò Scarano come punto di riferimento? No, io ci arrivo tramite Giuseppe Graviano, poi lì apprendo che aveva un'amicizia abbastanza accesa con Matteo Messina Denaro, di cui lo Scarano aveva un villino lì sul Trapanese, di cui tutte le volte che scendeva in vacanza lì in Sicilia incontrava quasi spesso a Matteo Messina Denaro. E Scarano mise a disposizione un immobile, un proprio immobile, un immobile nella disponibilità di un terzo soggetto? No, di solito lui si attivava, no, quindi abbiamo avuto noi diverse punti di appoggio lì su Roma, ad esempio quando fu l'attentato di Via Fauro ha messo a disposizione la casa sua e di suo figlio, quando fu Roma-Roma-Milano ha messo a disposizione un appartamento che aveva preso in affitto nei pressi, adesso non mi ricordo come, in Via Africa, qualche cosa del genere. Poi il quartiere africano? Esatto, esatto, se Africa una cosa del genere. Quindi successivamente poi ha preso un immobile attraverso il Bizzone Alfredo, ha messo a disposizione un attico, adesso non mi ricordo dove sia, vicino Roma, di cui ha messo anche a disposizione attraverso il Bizzone Alfredo un villino nei pressi di una località balneare di Roma che adesso non mi viene, non è Ostia però. Ho capito. Ora ci arriviamo. Può ripetere cortesemente il nome della persona, dell'ultimo nominativo che ha indicato? Io ho capito bene il nome di battesimo, ma francamente il cognome non l'ho capito. Bizzone Alfredo? Bizzone Alfredo, benissimo. Chi era questo Bizzone Alfredo? Ma questo era un trafficante romano di cui era vicino allo Scarano, quindi diciamo che lo Scarano si appoggiava un po' a questo soggetto, un po' per dare soldi a usura, che cosa che poi noi abbiamo appreso ad esempio anche nello smercio di stupefacente, quindi era una persona vicinissima allo Scarano Antonio. Senta, e in occasione di questo suo viaggio a Roma questo Bizzone ha messo a disposizione qualche immobile? Se sì, dove? Sì, questo di Viale Africa mi sembra che era lui l'intermediario per l'affitto. Il villino questo in questa località balneare, diciamo che era il Bizzone Alfredo, credo che questo sia suo proprio di proprietà, e fa un attico nei pressi di Roma che adesso non ricordo come si chiama la via. Senta, lei ha parlato di una zona balneare, ma è in grado di indicarci se verso la zona nord di Roma, la Roma Sud, dove si trovava? Mi sembra che sia Tor Vaianica. A Tor Vaianica, ho capito. Senta,
Lei quanti giorni poi è stato in questa abitazione di Torvaianica? Ma perché siccome il gruppo era abbastanza, eravamo un po' troppo, quindi non dormivamo tutti in un posto. Quindi nella prima battuta abitavamo io e Benigno e poi successivamente il Lonigro in un attico. Poi erano saliti gli altri ragazzi da Palermo e si era fatto un po' di confusione. Tant'è che di questo appartamentino che era un attico siamo scappati perché là un po' il condominio si era un po' insospettita di tutti questi movimenti, perché muoversi 6-7 persone, 7 maschi era un stabile piccolo, siamo un po' qualcuno si è allarmato, quindi siamo andati via e ci siamo allocati, se così possiamo dire, in questo villino di Torvaianica. A Torvaianica. Senta, lei all'esito dell'incontro di Campofelice di Roccella avrebbe dovuto avere un appuntamento su Roma con Giuseppe Graviano, giusto? No, mi perdone, Campofelice di Roccella c'è il progetto dell'attentato contro i carabinieri, poi successivamente mi arriva la coordinata dell'incontro con Graviano. Con Graviano. Tanto per puntualizzare. No, no, è giusto. E senta, e questo incontro con Graviano c'è stato? Sì, questo incontro di cui quando arrivo lì informo lo Scarano dove si trovasse questo bardone nei pressi di Via Veneto. Quindi lo Scarano ha fatto un po' degli accertamenti. Innanzitutto ero un po' stupito come mai per tale incontro avevamo scelto questo bar, perché a suo dire era frequentato, lui la chiamava la speciale. Noi la chiamavamo la polizia in borghese, ma lui la chiamava la speciale, oppure ha detto servizi segreti o quant'altro. Quindi era un po' perplesso come mai avevamo deciso di questo punto di incontro in questo bar. Ma l'indicazione di questo bar Donei lei da chi l'ha avuta? Io questo non l'ho mai potuto localizzare il referente, comunque non posso escludere che tale comunicazione possa essere arrivata da Pizzo Giorgio, ma non ho un ricordo ben preciso in questo. E Pizzo Giorgio riferiva l'indicazione proveniente da chi? Cioè, parlava Giuseppe Graviano. Giuseppe Graviano. Senta, un'altra circostanza. Quindi lei dice a Scarano dobbiamo raggiungere questo bardone. No, di capire dove si trova questo bardone, perché deve salire una persona che lo dobbiamo incontrare in questo bar. Quindi mi ha fatto un po' degli accertamenti e mi ha spiegato che aveva scoperto dove si trovava questo bar. Quindi nel giorno prestabilito gli disse allo Scarano che dovevamo utilizzare due autovetture perché questa persona era latitante, quindi dovevamo usare un po' di accorgimenti nello specifico. Quindi ci siamo recati in questa via Veneto, io con la Clio della moglie dello Scarano e lui con la sua Audi, non so se era 100 o qualcosa del genere. Quindi siamo arrivati lì in questa via Veneto, lo Scarano mi indica, perché tra l'altro vorrei un riferimento importantissimo, cioè Giuseppe Graviano è latitante, quello è un punto di incontro dove di solito noi queste cose avvengono, che arriviamo là, prendiamo in consegna il latitante o chiunque sia, lo preleviamo e lo portiamo con noi, questa è la procedura. Quindi difatti le macchine erano messe posteggiate, non dico proprio in doppia fila, ma quasi che un po' potevano ostruzionare un po' il passaggio. Quindi cammino in questa via Veneto e poi giro sulla sinistra un vialetto, ne vado in fondo, sulla destra c'è Giuseppe Graviano che mi sta aspettando. Quindi era all'esterno Giuseppe Graviano del bar? Sì, esatto. Che l'aspettava? Quindi mi invita ad entrare all'interno del bar, cosa stranissima, perché come ho detto Giuseppe è latitante, sono lì soltanto per prelevarlo e portarlo dove si deve verificare la riunione, l'incontro con tutto il gruppo. Mentre Scarano
dove era rimasto? Mascarano non so, non mi è venuto sicuramente dietro, perché per quello che per ricordo mi sembra che sia rimasto proprio, perché le macchine, come dire, erano proprio messe in, posteggiate in una cosa tipo volante, non posteggiate. Senta, ricorda come era vestito Giuseppe Graviano? Sì, Giuseppe Graviano aveva questo cappotto blu lungo, che sì, con questo cappotto blu lungo. Ho capito. Dunque, lei vede Giuseppe Graviano che la invita ad entrare nel bar, mi pare di capire, giusto? Sì, esatto, mi invita ad entrare nel bar. Lei è entrato nel bar, è in grado di descrivere il bar all'interno, ovviamente? Sì, adesso non so se questa sia proprio l'entrata principale del bar. Comunque, entrando di questo ingresso, fronte mi sembra che c'è il bancone, quindi andiamo sulla destra, entrando sempre, c'erano dei tavoline lì vicino e ci siamo sedute in questo tavolino. Abbiamo consumato anche qualche cosa. Ricorda come ha esordito Giuseppe Graviano una volta che, ne so, che vi siete seduti, insomma, avete consumato quello che che avevate ordinato? No, già anteprima, quando io prima di entrare al bar, noto in Giuseppe Graviano un'espressione felice, quindi entrando dentro ancora più felice, quando ci siamo sedute con quell'espressione sempre gioiosa, mi comunica che avevamo chiuso tutto. Aspetti un attimo. Questa è proprio la prima espressione che utilizzò Graviano? Provi no, a fare... mi sembra che il primo approccio è stato quello a che punto eravamo noi per quanto riguardasse, diciamo, il lavoro. Non abbiamo espresso proprio la parola attentato, quindi il lavoro. Quindi dietro questa mia affermazione lui, sempre con quell'espressione gioiosa, mi comunica che avevamo chiuso tutto. Senta, ma era solito Giuseppe Graviano avere questa espressione gioiosa nel corso degli incontri che lei nel corso degli anni ha avuto con lui? No, difficilmente segnava delle confidenze così profonde, nel senso, io in tutto, guardi, l'ho conosciuto da bambino, ci siamo conosciuti da bambino, e difficilmente Giuseppe Graviano entrava in dettaglio o confidenze, perché il suo modo era di quello che si fa oggi, di domani non se ne deve parlare più, soprattutto dopo la collaborazione di Giovanni Drago la cosa diventò ancora più ermetica, se così possiamo dire. Quindi in quella circostanza, per me, diciamo che non è una novità, ma diciamo è qualche cosa di insolito. Allora, entriamo nel merito delle affermazioni che ebbe a fare il Graviano. Che cosa le disse una volta che eravate quindi visti? Che avevamo ottenuto tutto quello che cercavamo grazie a delle persone serie che avevano portato avanti questa cosa. Cioè, questa cosa, io questo incontro l'ho collego all'incontro di Campofelice e di Roccella, perché quando lui mi dice che avevamo chiuso tutto e ottenuto tutto quello che cercavamo, ricolleghiamo noi l'incontro di Campofelice e di Roccella. Questo lo ricollega lei. Lei dice, grazie a quelle persone serie che avevano portato avanti questa cosa, avevamo chiuso tutto, e aggiunge che non erano come qua, un discorso che a me mi vede anche partecipe, come quei quattro, perdonatemi il termine, craste, di nuovo chiedo perdono per il linguaggio un po' scorretto, dei socialisti che prima ci avevamo dato i voti e poi ci avevano fatto la guerra,
una questione che mi vede a me coinvolto negli anni 88, 87-88. Quindi l'utilizzo del termine le persone serie era in contrapposizione, diciamo, ai socialisti, ai quei socialisti crasti, insomma. Esatto. Senta, io ritorno su un particolare, su una frase pronunciata da Graviano. Ricorda se Graviano la invitò ad avere fiducia in lui in particolar modo? Sì, ve l'avevo detto che le cose andavano, si chiudevano bene. Quindi... Ecco, può ripetere cortesemente alla corte che cosa le dice Graviano? Cioè, visto la serietà di queste persone, dice, ve l'avevo detto che le cose andavano a finire bene, di tutto quello che lui mi aveva prospettato lì a Campo Felice di Torcelli. Ve l'avevo detto, ma quando ve l'aveva detto? Ecco, questo ve l'avevo detto, a che cosa si ricollegava? Quando io gli estendo a Giuseppe che ci stavamo portando un po' di morti che non ci appartenevano, nel senso, e lui mi dice ebbene, ci portiamo un po' di morti così chi si deve muovere se dà una smossa, e poi mi comunica che c'è in piedi qualcosa che se va a buon fine ne avremo tutti dei benefici, quindi questo è il collegamento che mi è doveroso fare. Quindi diciamo che soprattutto questa espressione era strettamente collegata a quanto detto a Campo Felice di Roccelle, corretto? Esatto. Senta, che disse, abbiamo chiuso tutto, come può ripetere? Sì, che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo, grazie a queste persone che avevano portato avanti questa cosa, di cui mi menziona il nome di Berlusconi, a che io ho rimasto un po' valido, perché Berlusconi conoscevo quello del canale 5, addirittura gli disse, ma quello del canale 5, diciamo che lui ha detto di sì, tra cui c'è di mezzo un nostro compaesano dell'Udri. Quindi a questo punto che avevamo chiesto tutto e ottenuto quello che cercavamo, cioè che grazie anche a queste persone ci eravamo messi addirittura il paese nelle mani, quindi una volta che avevamo chiuso tutto, ottenuto quello che cercavamo, gli dissi, Giuseppe, chiudiamo qua subito la pratica di Contorno, perché il mio pensiero era sempre riconducibile a Contorno. Quindi a quel punto mi disse che l'attentato contro i carabinieri lo dobbiamo fare, perché con questo gli dobbiamo dare il corpo di grazia, così possiamo dire. Aspetta, va bene, ora soffermiamoci su alcuni profili. Innanzitutto, appunto, con l'espressione abbiamo il paese nelle mani, lei ha compreso, sì, sì, Graviano, a che cosa facesse riferimento? Ma il paese, se noi siamo lì, abbiamo fatto i stragi del continente, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, quindi il paese è nelle mani, io mi intendo, abbiamo l'Italia nelle mani, questo è il senso che io do. Cioè, volevo capire, le stragi, quegli attentati erano serviti a che cosa quindi, di fatto? A arrivare a questo obiettivo di metterci il paese nelle mani, questo, perché vedete, io nella disgrazia sono partecipe un po' con ho seguito tutta la stagione stragista da Capaci infine all'attentato, fallito attentato a tutto ciò contorno, anche se quella ha tutta un'altra matrice. Quindi per me l'inizio, per me il mio inizio, la genesi la colloco marzo aprile del 92, la chiudo ad aprile del 94. Senta, le disse, quindi le indicò due nominativi, Berlusconi e il nostro compaesano dell'Utri, giusto? Sì, sì, esatto. Di Berlusconi lei disse, ma si tratta di quello di Canale 5, va bene, ma invece il compaesano dell'Utri lei lo conosceva, ha individuato di chi si trattava? No, ma credo di no, perché non siamo andati oltre, perché la conversazione si è chiusa là, perché c'eravamo il paese nelle mani, io sto spingendo la questione che mi riguarda a me personalmente di Contorno.
però mi perdoni, ho chiesto un'altra cosa, cioè se come lei ha individuato Berlusconi in quello di Canale 5, ha compreso chi era questo dell'Utri, un nome per lei del tutto sconosciuto, questo era il senso della mia domanda. Credo che nemmeno lo conoscesse a quell'epoca, quindi non avevo nessun contegno, ma ne sono sicuro. Non sapeva che attività svolgeva questo dell'Utri? No, questo è tutto un discorso che poi nel tempo va avanti. Ho capito. Senta, ma poi lei ebbe ad approfondire con Graviano come un imprenditore, perché quello di Canale 5 era un imprenditore, poteva essere una persona seria, che cosa poteva fare questa persona seria? Presidente, perdoni. Che cosa aveva fatto? Scusi, pubblico ministero, per la verità ha già detto che il discorso si chiuse lì, quindi faccio notare adesso questo. Ci farà le sue precisazioni. Prego. Su questo punto specifico. Cosa aveva fatto? Dico, visto che il signor Berlusconi era un imprenditore, se le spiegò la giunta, le spiegò cosa, come poteva un imprenditore. O lei si chiese innanzitutto e quindi chiese qualcosa, questo mi pare che l'abbia già escluso, comunque ce lo precisi. Sì, no, la certezza che ci siamo messi il paese, cioè, le disse, è un nel senso materiale. Quello di Canale 5, sì, è quello di Canale, esatto. 5. Si chiuse, pretendendo, ci fu qualche commento, lei si chiese perché, questa è la domanda del pubblico. No, il discorso è che a me mi basta che ci siamo messi il paese nelle mani, se lo dice Giuseppe Graviano abbiamo il paese non nelle può mani. Approfondito questo aspetto. Lei come le persone del gruppo, come eravate soliti indicare Giuseppe Graviano, i fratelli Graviano? C'era qualche soprannome? Ma di solito per noi era chiamato Madre Natura, non ha nessun connesso con la realtà della, perché Madre Natura è una cosa più seria. Madre Natura per intendere che cosa, mi perdoni? Questo soprannome? Questa sua padronanza, questo suo strapotere, ma anche tra virgolette questa sua personalità, dai. Senta, e l'espressione abbiamo il paese nelle mani, ci siamo messi il paese nelle mani, Giuseppe Graviano lo pronunciò una volta sola, più volte? No, una volta sola sicuramente, sì, perché non siamo andati oltre. Senta, poi lei ha fatto riferimento ai crasti dei socialisti, che circostanza che l'aveva anche riguardata, lei ha detto direttamente, può essere più esplicito con la Corte, a che cosa si riferiva Giuseppe Graviano e soprattutto lei che cosa aveva fatto in quell'occasione? Negli anni 87-88, perché ancora non ero sposato, quindi... sono stato incaricato da Giuseppe Graviano di mettermi a disposizione di un certo adesso non mi viene in mente la persona, Vincenzo Bronte, di cui aveva aperto una sezione a Brancaccio intestata al Partito Socialista Italiano. Quindi di contattare questo Enzo Bronte e di mettermi a disposizione di questo Enzo Bronte. Per quanto riguarda l'indirizzo da parte della famiglia mafiosa di Brancaccio, deve essere di votare per tutto il Partito Socialista Italiano. Quindi ci siamo attivati un po', per anche io mi sono reso responsabile di appendere i manifesti, a fare l'attacchino, quindi si sono fatti alcuni eventi anche sociali, ad esempio abbiamo regalato la pasta, lo zucchero e l'olio a quelle famiglie bisognose. Addirittura quando io cercavo di convincere alle persone... Avete regalato chi? La mafia. Quindi a spese, diciamo, della quella cassa nostra, della famiglia, sì, di cui del mandamento, esatto, di cui quindi ho parlato prima. È arrivato un camion con tutto quello che era i generi di prima necessità. Quindi quando io cercavo di convincere, perché Brancaccio per una certa connotazione culturale, diciamo, l'impronta è democristiana. Quindi quando io cercavo di convincere qualcuno per votare socialista mi diceva, ma chi siamo diventati, comunisti? E diceva, no, è una cosa buona perché va fatta e così. Quindi era un po'
qualche cosa che andava contro natura. Quindi in questa sezione ci sono stati anche degli eventi che qualche politico a livello non nazionale ma a livello locale ha fatto anche qualche manifestazione, mi sembra che si chiami Ciccio Di Martino, una cosa del genere. Senta, ma ci furono anche delle indicazioni nominative di soggetti da votare in quell'occasione, in quella competizione elettorale per il Partito Socialista? Sì, mi sembra che Maitelle, erano quattro i candidati che noi sponsorizzavamo, così. Mi sembra che il capolista era Maitelle, adesso non mi viene. Fiorino mi sembra. Senta, e per quanto è a sua conoscenza di questi quattro candidati, lei sa se poi erano stati eletti? Sì, addirittura quando ci fu lo spoglio io sono stato registrato come rappresentante di lista. Quindi, rappresentante di lista, sì, a che fine? Perché al fine di un po', perché diciamo ci ha visto un po' tutti impegnati su questo versante, quindi diciamo che già la mia presenza davanti alla scuola prima che si andasse a votare, già cercavamo sempre di convincere e cercare di portare più acqua verso il nostro mulino. Quindi quando chiudono le porte, allora mi volevano buttare fuori a me, perché dice che non potevo stare lì dentro. Allora c'era un rappresentante di lista dei socialisti di cui asseriva, adesso non so se è stata registrata qualche cosa, perché mi ricordo gli disse: ma soldi ce ne danno, poi ti arriverà un bonus o qualche cosa del genere. Okay. Quindi ho partecipato allo spoglio di queste schede e poi successivamente sono stato messo a corrente che avevamo fatto la quaterna, perché tutte e quattro candidate avevano preso il massimo dei voti, adesso non so a livello. E queste indicazioni di votare per i socialisti lei da chi l'aveva ricevuta? Io direttamente in carico di Giuseppe Graviano. Da Giuseppe Graviano. Senta, ritorniamo all'incontro al bar Donei, cerchiamo di datarlo rispetto a quando lei arriva a Roma, quanti giorni dopo? Ma io lo posso collocare da quando il fallito attentato, cioè dal 22 gennaio, cioè posso dire se la domenica il 22, 21 sabato, 20 venerdì, quindi tra giovedì e tra mercoledì e giovedì della domenica del 22. Quindi al 3-4 giorni prima, non dopo forse. Sì, esatto. 3-4 giorni prima rispetto a quello che ora andremo a raccontare. Senta. E quindi dopo quel sopralluogo della domenica precedente di cui sì, lei sì, pare esatto, che ha parlato. Sì, sì. Quindi tra le due domeniche. Senta, lei, ritornando al contenuto dell'interlocuzione con Graviano, ha parlato di persone serie. Graviano le chiarì la serietà di queste persone, in che cosa era consistita? Nell'aver concretizzato quello che noi cercavamo. Lei dinanzi, l'ha detto un attimo fa, a questo atteggiamento euforico di Graviano, invece ha fatto una controproposta, mi pare di capire, sì, giusto? Sì. In che consisteva, può ripeterlo? La controproposta era di chiudere la pratica di contorno, visto che eravamo tutte lì un bel po' di persone, chiudiamo la pratica di contorno e non se ne parla più. Quindi Giuseppe Graviano mi dice che l'attentato all'Olimpico, lui non sa che è l'Olimpico, ma è carabinieri, si deve fare, perché con questo gli dobbiamo dare il corpo di grazia. Quindi poi noi uscendo dal bar ci siamo messi in macchina e
è stata facendo, vado di nuovo alla carica per cercare di convincere a Graviano di chiudere questa storia di contorno. Un attimo solo, signor Spatuzza, la interrompo perché sennò poi dobbiamo ogni volta ritornare. Quindi Graviano ribadisce quelle perplessità che le aveva già manifestato a Campofelice di Roccella su a Misilmeri, giusto? Misilmeri. No, prego, Campofelice di Roccella. Sì, sì, io ho confuso. A Misilmeri, cioè dinanzi a questa sua proposta nuovamente Graviano, diciamo, aveva valutato diversamente. Sì, per contorno, ovviamente. Sì, però poi in macchina mi dà una spiegazione in merito a contorno. Quindi diciamo che non ci interessa. Il problema è che no, mi scusi, dottor Del Bene, diceva bene Misilmeri. Perché quando io porto la notizia di contorno lei ce l'aveva detto Misilmeri. Prima, ne avete parlato. Mi perdoni, dottor Del Bene, si l'aveva già specificato, infatti. Sì, sì. Quindi io sto cercando un po' di pressare la questione che riguardava contorno. E in macchina? Sì, in macchina io cerco di caricarlo. Diceva che questa volta Graviano le spiegò le ragioni, perché in quel precedente incontro le aveva detto che c'erano altre priorità, giusto? Sì, quello di Misilmeri, sì. Benissimo. Che cosa le ebbe a dire in macchina? Quindi in quell'occasione. Quindi in macchina lui mi dice che quanto riguarda la questione contorno non lo possiamo fare perché per uccidere contorno dobbiamo utilizzare dell'esplosivo che deve essere per forza diverso a quello che noi già abbiamo utilizzato per le stragi, cosa che effettivamente è stato fatto nel 94 quando poi è avvenuto il fallito attentato lì a Formello. E poi per un'altra circostanza di cui i calabresi si erano mossi. Quindi effettivamente, adesso non so se nella circostanza di questo discorso ho appreso direttamente lì o successivamente, però lui mi comunica che erano stati uccisi due carabinieri. Si erano mossi i calabresi che avevano ucciso due carabinieri. Quindi diciamo che per questo ho detto sempre dall'inizio che la portata di tutta questa storia è molto ma molto più complessa e molto più ampia, perché se i calabresi si muovono e stanno anche sostenendo questa linea stragista, come ad esempio c'è dell'esplosivo a Napoli per fare un attentato anche a Napoli con l'avallo della Camorra, quindi all'indirizzo di chi anche questo attentato a Napoli? All'inizio noi dovevamo soltanto dare l'esplosivo a dei napoletani, poi successivamente mi è stato riferito che non solo l'esplosivo che già si trovava a Napoli, ma dovevamo dare un supporto anche noi tecnico, perché dice che per quanto riguardava compiere un attentato del genere, diciamo che quelli napoletani non erano abbastanza abili. Ma nei confronti di chi questo attentato dei napoletani? Qual era l'obiettivo? L'obiettivo, noi parliamo che gli abbiamo dato nella prima fase l'esplosivo. Successivamente io so che avevano necessità di un supporto a livello tecnico, però noi non siamo stati mai a Napoli, tranne quando gli abbiamo portato l'esplosivo che è stato consegnato da Carra, addirittura il Carra, oggi collaboratore di giustizia, diciamo era colui che faceva questi trasporti di esplosivi. E in che periodo anche questo progetto dei napoletani di compiere un attentato più attentati? Ma questo lo colloco prima dell'Olimpico, prima, posso dire con certezza in quella fase dopo l'attentato di Firenze, a cavallo degli attentati Roma-Roma, Milano. Senta, quindi ritornando al discorso, innanzitutto in macchina con Graviano, quindi dal Bardonei avevate raggiunto le macchine che avevate posteggiato, mi pare di capire, giusto? Sì, sì, esatto. Per recarsi dove? In questo villino in Tor Vaianica. Scarano
era rimasto in via Veneto con la macchina oppure era con voi? No, siccome io non conoscevo le strade, quindi un po' lo scalano mi faceva da battistrada, perché diciamo le strade non le conoscevo, quindi diciamo andavo dietro allo scalano per indirizzo Torvaianica. Quindi in macchina Giuseppe Graviano le dice che i calabresi si erano mossi. In che maniera? Qual era stata l'iniziativa dei calabresi? Ma adesso non ricordo se lui mi ha detto che erano stati uccisi due carabinieri o questo l'ho appreso successivamente, ma credo che lui mi abbia detto che erano stati uccisi due carabinieri o dei carabinieri. E quindi dinanzi a questa iniziativa dei calabresi, Graviano che intenzioni aveva? No, perché noi non, cioè, se dobbiamo, cioè, l'attentato all'Olimpia contro i carabinieri si deve fare innanzitutto perché per dargli il colpo di grazia, poi perché la questione con Togno noi non la possiamo chiudere per la questione dell'esplosivo, e poi perché anche i calabresi si erano mosse. Ecco, la questione dell'esplosivo, così lo chiudiamo questo aspetto, le spiegò che significava, perché l'esplosivo da utilizzare per l'attentato a contorno doveva essere diverso rispetto a quello? Perché altrimenti avremmo messo la patente noi in tutta la sede di attentati. Glielo disse Graviano? Sì, addirittura. Siccome non l'ha specificato. No, questo avremmo dato noi la patente. Quindi le spiegò che la ragione era quella di non consentire il collegamento tra l'attentato a contorno, sì, questo, sì, e tutta fatto, quella strategia. Difatti poi mi costa personalmente che quando è stato realizzato l'attentato a contorno è tutto un altro esplosivo di quello che noi abbiamo utilizzato in tutte le strade. È chiaro. Quindi dalle parole di Graviano in macchina rimane fermo l'obiettivo di colpire i carabinieri? Sì, irremovibile, assolutamente. Ho capito. In macchina dovevate raggiungere, ho capito, Torvaianica. Per quale ragione? Perché lì, diciamo, questo villino che aveva messo a disposizione il Bizzone Alfredo, diciamo lì noi pernottavamo, eravamo tutti allocati là, e tra l'altro c'era tutto il gruppo di fuoco a completo, quindi si doveva fare questa riunione un po' per capire un po', mettere un punto a tutta questa situazione, anche perché noi lì stiamo aspettando l'input di Giuseppe Graviano per portare a compimento l'attentato. A questo villino di Torvaianica chi era presente oltre a lei e Giuseppe Graviano? Ma siamo tutti a completo, perché tutto il gruppo, siamo io, Benigno, Giacalone, Grigoli, Giuliano, tutto il gruppo a completo. Senta, lei l'ha ripetuto più volte, attendevate l'input di Graviano per procedere dalla fase organizzativa a quella esecutiva per l'attentato ai carabinieri. Questo input è stato dato, e se sì, in che occasione? Sì, quindi siamo arrivati in questo villino, un po' si fa il punto della situazione, abbiamo spiegato un po' cosa avevamo già noi progettato, quindi progetto che lui, diciamo, assecondava tutti i punti che noi avevamo prospettato. Quindi si fa, a tal punto dice, siete troppi qua, quindi cerchiamo un po' di vedere un po', e qualcuno può scendere anche a Palermo, di cui sia il Grigole sia il Giuliano Francesco sono scesi a Palermo. Quindi dopo questo incontro con Giuseppe Graviano, di cui abbiamo messo a punto, ha dato l'input definitivo dell'attentato, quindi alla fine di questo incontro l'ho riaccompagnato di nuovo lì in via Veneto. Benissimo, però forse ha saltato un passaggio. Sì, prego. Graviano dà l'input, ma qualcuno rappresentò a Graviano che avevate trovato il luogo, la sede dove realizzare l'attentato? Sì, e ne abbiamo prospettato, come ho detto poc'anzi, la sede dell'Olimpico, che c'era la possibilità di uccidere un bel po' di carabinieri, quindi diciamo che abbiamo messo sotto gli occhi, diciamo, tutto quello che noi avevamo un po' pianificato. E Graviano, dinanzi a questa indicazione vostra quindi dell'obiettivo e anche
numero rilevante di eventuali vittime, commentò, disse qualcosa, aggiunse qualcosa? No, no, praticamente asseriva tutte, cioè approvava tutto quello che noi avevamo un po' pianificato. Quindi diciamo ha approvato, dava, mi pare di sì, capire. Sì, dava il consenso a tutto quello che era già stato pianificato. Voglio dire. L'incontro poi si conclude e le riaccompagna, mi pare di capire, Graviano, giusto? Sì, sempre a bordo con la nella Renault Clio con il Graviano e sempre da Battesciata dello Scarano con la sua autovettura ci siamo recati in via Veneto. Senta, mi perdoni, ma da via Veneto a Torbaianica la distanza com'era? Breve, lunga? Ma è stato un lungo tragitto? No, no, Torbaianica era troppo fuori mano rispetto al centro, questo lo ricordo bene, però adesso non so dire quanti chilometri. Ma non era particolarmente rischioso con un latitante andare, venire? Come mai, dico, lei non ebbe a lamentarsi di queste circostanze? No, guardi, ci muovevamo benissimo perché diciamo che ci muovevamo con la massima serietà, senza apparire, senza, comunque usavamo tutti quegli accorgimenti necessari per, però sicuramente lo Giuseppe Graviano aveva i documenti contraffatti, però questo problema nemmeno lo ponevo io, sicuramente nemmeno se lo poneva Giuseppe Graviano. Ho capito. Però diciamo che muoversi Giuseppe Graviano, lo voglio ribadire, il punto là è un punto di incontro, non un punto di andare a fare colazione oppure sederci a tavolino o farmi quelle confidenze. Quello è un punto di incontro. Giuseppe Graviano è latitante. Giuseppe Graviano, per quello che rappresentava per noi, era il massimo assoluto di quella che era la potenza sia militare sia mentale sia anche economica, voglio dire. Quindi lei lascia Giuseppe Graviano dove? Lo lascio lì vicino proprio a questo bardone, quindi ci siamo salutati e sono andato via unitamente allo Scarà. Lei dopo questo incontro al bardone ha più rivisto Giuseppe Graviano nel 1994? No, non l'ho più rivisto perché il 27 gennaio sono stati tratti in arresto, poi ci siamo rivisti noi nel 98, ci trovavamo assieme in un carcere lì a Tolmezzo, io, Giuseppe Graviano e Filippo Graviano. Lei quindi fa rientro, immagino, a Torbaianica? No. Ah sì, rientro a Torbaianica. Fa Torbaianica. Passaste alla fase propriamente esecutiva della realizzazione dell'attentato dell'Olimpico? Sì, esatto. In che cosa è consistita? Lei ha parlato del furto di alcune targhe, se può essere più preciso. Sì, quindi cosa avviene? La macchina già era salita, si trovava su Roma in un capannone nei pressi dello svincolo La Rustica, una cosa del genere, di cui era un magazzino di dall'ingrosso di acqua minerale o quant'altro che lo Scarano ne era socio. Quindi diciamo ci siamo organizzate per la fase esecutiva, ma bisognava rubare le targhe il sabato, che qui abbiamo utilizzato una tecnica che diciamo è stata anche utilizzata per la strage di via D'Amelio, cioè rubare le targhe il sabato in modo che non fossero denunciate. Quindi il sabato sera, unitamente al Benigno, abbiamo percorso questa strada balneare, perché era una litorale. Siamo entrati in una travessina di cui abbiamo visto, siccome era buio, non so descrivere se era un rivenditore di auto o spacciacarrozze, questo non lo so. Quindi siamo entrati all'interno di questo spiazzo di cui abbiamo prelevato delle targhe, ma non era una tema come quella che noi avevamo, che non lo abbiamo trovato una tema. Quindi abbiamo esposto e staccato le targhe e ce ne siamo andate via. Ma di macchine posteggiate sulla pubblica via oppure custodite? Che no, era custodita questa all'interno di un recinto che non ci è stato difficile a noi scavalcare.
ma di un recinto, che ne so, di un di un residence, di che cosa? Oppure l'ho detto poc'anzi. Scusatemi, parlato, sì. Va bene, perdonatemi, però non so se era il rivenditore di macchine. Lo ha specificato lei, se fosse una faccia carrozza un rivenditore di autovetture. Stavo pensando. Senta, dunque si recuperano anche le targhe? Sì. Che cosa accade? Sì, rientriamo noi la sera del sabato in questo villino. Quindi la domenica mattina, noi tarda mattinata, ci siamo recati, nel frattempo diciamo il Grigole, come ho detto, l'ho detto poc'anzi, il Grigole e il Giuliano rientrano a Palermo. Quindi la mattina della domenica sul tardi ci rechiamo in questo capannone, di cui lo Scarano ne era un po' comproprietario, non dell'immobile ma dalla gestione di rivendita. Quindi inizia la procedura di caricare l'esplosivo nel cofano, di armare soprattutto l'esplosivo, perché l'esplosivo di solito noi lo veniva armato proprio all'ultimo momento, nel senso cioè la carica del detonatore veniva messa proprio all'ultimo, nella fase proprio quando la macchina quasi doveva andare via. Quindi abbiamo caricato l'esplosivo in macchina, è stato anche armato con il detonatore, perché qua abbiamo utilizzato quella tecnica elettronica con il telecomando. Abbiamo messo i tondini di ferro, quei pezzettini di tondini sopra l'esplosivo, e di cui avevamo tutto pronto per questo trasferimento. Ma adesso non ricordo se era intorno a mezzogiorno o l'una che mezzogiorno o le 13 che sia. Quindi partiamo da questo garage e alla guida della Tema si mette Cosimo Lonigro, con accanto il Benigno, colui che doveva attivare il ricevente dell'impulso del telecomando. Io per l'occasione avevo preso in prestito una moto del Bizzone Alfredo, che quando veniva posteggiata la macchina il Benigno saliva a bordo della mia moto. Quindi arrivati noi sul posto dove già avevamo noi prescelto il punto dove posizionare l'autobomba, la macchina è stata posteggiata, quindi il Benigno scende dalla macchina, sale in moto con me e il Cosimo Lonigro lo prendono a bordo Giacalone unitamente allo Scarano. Un attimo solo, le volevo fare una domanda, signor Spatuzza. Ma la macchina quindi fu lasciata in uno spiazzo? Come fu individuato questo spiazzo che poi consentisse quell'effetto che speravate? No, questo, come ho detto stamane, dai sopralluoghi che avevamo fatto avevamo un po' capito che quel budello di stradina, diciamo che accentuasse di più l'onda d'urto e potesse fare più danni e più male possibile. E come facevate a sapere che in quello spiazzo, per quella stradina, sarebbero transitati i carabinieri? Per la verità lo ha detto già. Perché la domenica avevamo fatto i sopralluoghi. Aveva riferimento fatto alla domenica precedente, ne ha già riferito stamattina. E avevamo visto i pullman dei carabinieri. Sì, ecco, questo, già detto. Io questo volevo arrivare. Avevate visto quindi dei pullman dei carabinieri posteggiati, immagino, lì? No, abbiamo seguito tutta la procedura di quando apre lo stadio a quando chiude. Quindi abbiamo seguito tutta, come avveniva l'ingresso, come avveniva la chiusura dello stadio. Quindi in quella domenica noi abbiamo un po' capito tutta la procedura, sia dell'entrata sia dell'uscita. Benissimo. In particolare, quindi dove avvenire, all'entrata o all'uscita? Quello che avevamo noi programmato, diciamo, doveva avvenire all'uscita. All'uscita. Ritorniamo al punto in cui l'ho interrotto e me ne scuso. Senta, signor Spatuzza, dunque sulla moto lei sale con chi? Sulla moto io prendo a bordo il Benigno, che è in possesso del telecomando.
Quindi ci spostiamo a diverse isolate, di cui in uno spiazzo posteggiamo la moto e ci sediamo nelle panchine lì, perché aspettavamo noi la fine della partita, che già sapevamo a che ora finiva la partita. Quindi nell'orario già prestabilito siamo saliti in moto e ci siamo recati verso l'Olimpico. Siamo saliti in una montagnola che noi già avevamo già stabilito il punto dove poter azionare, diciamo, l'impulso, il telecomando che desse l'impulso, diciamo, alla detonazione dell'esplosivo. Quindi siamo saliti in questa montagnola che poi in questi anni ho saputo, Monte Mario mi sembra che si chiama, ma all'epoca non lo sapevo. Quindi siamo saliti lì e aspettavamo proprio il momento per schiacciare questo telecomando. Quindi iniziano a passare persone, perché anche le persone civili passavano da quella stradina. A un dato punto erano arrivati proprio pullman dei carabinieri, di cui c'erano anche quelli a cavallo, di cui mi ricordo c'erano anche della polizia, non erano tutti carabinieri poi alla fine. Quindi quando questo pullman transita proprio dinanzi all'autobomba, Benigno schiaccia il telecomando e non accade nulla. Quindi riprova di nuovo a schiacciare e non accade nulla. Fa altre tentative e non accade nulla. A tal punto che lui schiacciava di nuovo, però lui guardava il telecomando, io guardavo l'obiettivo, se perdonatemi il termine. Quindi non valeva più schiacciare, perché non avremmo ottenuto quello che noi cercavamo. Quindi cerco di bloccarlo, di fermare che tomba e tutto è finito. Quindi scendiamo da questa montagnola e arriviamo proprio a non so quanti metri dalla tema. Quindi riprova di nuovo a schiacciare, a tal punto mi ero arrabbiato, perché a quel punto non era più i carabinieri ma erano più altre cose. Quindi abbiamo deciso di agganciare i ragazzi, perché eravamo rimasti che dopo l'attentato ti tenessi in zona, perché qualche evenienza ci potevamo tutti contattare. Quindi la cosa non l'abbiamo trovata in giro e siamo andati a casa dello Scarano. Lì, quando siamo arrivati a casa, gli abbiamo comunicato la felice notizia, oggi diciamo felice notizia, che non era avvenuto niente. E l'autovettura? La lancia tema. Quindi cosa avviene? Un po' ce ne siamo andati in panico, perché andare a toccare una macchina già attivata con l'esplosivo non è da persone comune, nel senso, non nel senso, perché andare ad aprire una macchina già che non si sa se effettivamente che tiene quanto un filo di capelli, forse un filo di paglia, quindi chi si arrischia ad andare a prendere una macchina del genere. Quindi abbiamo fatto dei vari, gli mettevamo una bombetta sotto sempre di ordigno per cercare di farla settare in aria, e quello che veniva, ma di notte questo, perché la cosa, poi che cosa è successo? L'onigro aveva buttato le chiavi, quando ha posteggiato la macchina ha buttato la chiave che poi noi iniziamo a cercare e non abbiamo più trovato. Quindi a tal punto abbiamo deciso di abbandonare tutto e di rientrare a Palermo. Quindi unitamente tutti d'accordo di questa presa di posizione, decidiamo io e il Benigno di scendere la stessa sera a Palermo. Va bene, un attimo solo, sì, che le faccio delle altre domande. Poi l'autovettura quindi è stata disinnescata, mi pare di comprendere, giusto? No, l'autovettura è là. È attivata, nel senso che può scoppiare da un momento all'altro. E che cosa accade? Che rimedio avete adottato? Che comportamento? Quindi prendiamo l'iniziativa di abbandonare tutto sul campo, e quello che nasce. Quindi a questo punto decidiamo, io e il Benigno, di rientrare la stessa sera
il Giacalone e l'Oniro rimangono lì su Roma. Dice: noi scendiamo, dice, domani mattina o domani sera che sia. Quindi io rientro a Palermo, sono in attesa di notizie. Poi dopo parecchi giorni è sceso l'Oniro e mi comunica che la macchina era stata spostata, ma in una modalità veramente allucinante, perché la macchina è stata affidata a un spacciacarrozze, uno che si occupava di macchine deroccate, una cosa del genere. L'aveva caricata nel camion questo che trasporta le macchine, e questo andava per Roma con questa macchina armata, nel senso che poteva saltare di un momento all'altro. Quindi l'hanno portata in un posto prescelto, hanno rotto il vetro e sono riuscito un po' a disattivare. L'esplosivo è stato prelevato, la macchina è stata demolita, e l'esplosivo poi è quello che ha fatto trovare Pietro Romeo lì a Capena, in una villa che era stata presa in affitto dallo Scarano. Quindi l'esplosivo è stato riportato in Sicilia, mi pare di capire. Sì, l'esplosivo no, è stato portato in una villa a Capena. Ah, quando avviene la collaborazione, l'arresto dello Scarano, quindi c'eravamo tutti un po' preoccupati, di cui il Francesco Giuliano è Pietro Romeo si sono recati a Roma in questa villa a prendere l'esplosivo. L'esplosivo è stato occultato in un pezzo di campagna, e poi quando Romeo ha iniziato a collaborare ha fatto trovare questo esplosivo lì nei pressi di Capena. Ho capito. Senta, e l'esplosivo da dove proveniva? Mi scusi, un passaggio fondamentale, perché questo esplosivo si poteva impiegare per contorno, non l'abbiamo utilizzato, ma è stato utilizzato un altro tipo di esplosivo. Prego. Le dicevo, l'esplosivo da dove proveniva, quello poi? L'esplosivo, tutto quello che noi abbiamo utilizzato, di cui io ho materialmente conoscenza, di quello che si è impiegato nella strage di cui io sono partecipe in fase esecutiva, veniva tutto da Porticello. Poi c'è un altro tipo di esplosivo di cui ho parlato stamattina, quello di gelatina, che avevano tutta un'altra provenienza di cui io non conosco. So un indizio, non so se era Messina o se era Catania. Senta, lei ha conoscenza di chi poi aveva comunicato a Giuseppe Graviano il fallimento di questo attentato? Perché lei ha detto che non l'ha più visto, quindi... No, c'è il discorso che io sono a Palermo, poi scendono i ragazzi, c'è l'Onigro e Giacalone, quindi siamo in attesa di aspettare Maggiornatura e il da farsi, che con molta probabilità si doveva ripetere l'attentato. Quindi siamo tutti in attesa di capire, perché nessuno può prendere più iniziative a quel punto. Poi arriva la notizia che erano stati tratti in arresto i fratelli Graviano, perché vedete, l'attentato, il fallito attentato è per il 22, e loro sono stati arrestati il 27, quindi diciamo che il tempo materiale, il tempo... Senta, ma Graviano le disse mai, oppure le fece comprendere, la ragione per la quale l'obiettivo dovevano essere i carabinieri? No, questo mai. Sì, credo di no. Non lo ricollegò, o meglio, lei ebbe modo di comprendere se questo obiettivo era ricollegato ai discorsi che aveva avuto con Graviano a Campo Felice di Roccella? Io, se l'Olimpico là siamo per chiudere tutto, certo che io collego tutto a Campo Felice di Roccella. In virtù di che cosa? Perché lei
fa questo collegamento. Cioè, i carabinieri, se noi dobbiamo uccidere, poi vedete, quelli che prestano servizio in queste manifestazioni sono di leva, no. Quindi per nostra Costituzione, quello che fu, diciamo, abbiamo più interesse a mirare a una carica più elevata che un semplice carabiniere, quindi là c'è un senso ma molto a livello più ampio di quello che sia un capitano, un generale o quant'altro sia. Lei già stamattina diceva questi attentati per il tipo di obiettivi, per le gravissime conseguenze, lasciano sottendere che non era solo cosa nostra. Conferma questa circostanza o la compreso confermo, male? La denuncio in quanto avrò fiato di parlare. Non, per me non è cosa nostra. Che e che cosa, a che cosa lei fa riferimento? Io per quello non vorrei dare pensieri personali, perché poi non voglio entrare in nessuna discussione, perché poi sono delle ipotesi. Io la genesi di tutta questa storia è quando non si uccide più Falcone lì a Roma con quelle modalità e si inizia quella fase terroristica mafiosa con quegli attentati eclatanti. Lì c'è l'ENE, però lì abbiamo due nemici storici di Cosa Nostra, poi c'è uno spostamento sulla società civile. Senta, lei di questo attentato, comunque del fallito attentato ai carabinieri all'Olimpico, oltre che ovviamente con il gruppo con cui si era trovato a Roma, ebbe a parlarne con altri, dico, altri esponenti di Cosa Nostra? Ma non credo che di queste cose ne ho parlato con qualcuno a livello, perché sa, erano delle cose molto particolari, quindi non ho un ricordo ben preciso adesso. Non lo ricorda? No. E allora procedo ad una contestazione dal verbale del 5 dicembre 2012. Verbale di dichiarazioni dibattimentali del signor Spatuzza nell'ambito del processo a carico di Mario Mori più 1, pagina 58, l'ultimo rigo per le difese della trascrizione. Alla domanda del pubblico ministero negli stessi termini che le ho formulato io, il signor Spatuzza ebbe a dichiarare: adesso non ricordo se è stato fatto e in presenza di Matteo Messina Denaro, non ricordo la circostanza. Prego. Sì, no. No, in particolare sì, con la presenza di Matteo Messina Denaro, ma con Brusca Giovanni ne sono certo, perché ho affrontato questo discorso dell'Olimpico con... adesso non mi ricordo bene nella sua sostanza, però questo coso con Giovanni Brusca ne ho parlato. Ne ha parlato con Giovanni, esatto. Brusca, ho capito. In che termini comunicò a Brusca di questo fallito attentato e soprattutto se comunicò anche qual era proprio l'obiettivo specifico dell'attentato? L'obiettivo sono i carabinieri, perché se sono lì a Roma io... La domanda era se gliel'ha detto a Brusca. Se lei l'ha comunicato a Brusca, innanzitutto in che occasione ci dovrebbe precisare. Sì, poi torniamo. Va bene, allora nel frattempo risponde alla domanda del pubblico ministero, quindi lei sì, riferì a Brusca che si trattava attentato allora ai carabinieri, però non mi ricordo, però che io ho fatto queste confidenze a Brusca, qua non ci piove, però non mi ricordo nella sostanza se effettivamente, sicuramente ho potuto dire che erano carabinieri, però se ne parlo a Brusca dell'attentato all'Olimpico mi sembra logico che gli riferisca anche che si trattava di carabinieri. Senta, ecco, soffermiamoci sull'indicazione del Presidente. In che occasione, in che periodo, quale fu l'occasione specifica che la invitò a fare questa confidenza, questa indicazione a Brusca? Ma veda, signor Pubblico Ministero, l'incontro avvenne quello quando sono stato convenato e alla presenza di Matteo Messina Denaro. Non credo che questo è l'episodio. Poi ci fu quello in cui
mi ha presentato Fefetto Cannella come uomo d'onore, perché si poneva un problema che fuori sapevano che io ero il responsabile, ero stato convenato, ma a Brancaccio c'era questo problema di comunicare che io ero. Quindi abbiamo fissato un incontro con Giovanni Brusca e Fefetto Cannella, e non credo nemmeno in questa circostanza abbiamo preso questi argomenti, perché c'era presente Fefetto Cannella. Poi c'è stato un altro incontro che si è verificato ad Alcamo Marino, quindi o in questa circostanza di Alcamo Marino che eravamo da sole, oppure quando lui è venuto a trovarmi a casa, che aveva messo un'abitazione a disposizione nei pressi di Monte Pellegrino. Quindi in queste due circostanze. Queste possono essere le circostanze, ma c'è stata una ragione, un motivo in particolar modo che ha suscitato in lei l'intenzione di esternare a Brusca questa cosa? No, perché erano sorti dei problemi all'interno del mandamento, di cui tutto mi era stato concesso tranne la cassa del mandamento. Cioè, io mi trovavo in un problema serio, perché dovevo gestire tutte le persone che avevo vicino, che erano quasi tutte carcerate oppure latitante, quindi mi trovavo in una situazione disastrosa, e quindi Ciccio Tagliavia e Giuseppe Graviano dovevano gestire la cassa, cioè che la gestiva Pietro Tagliavia, la cassa, il papà di Ciccio Tagliavia. A tal punto disse: questa cosa non è più possibile. Quindi in un incontro con Grigole, gli parlando, gli disse: questa qualche sera del genere andiamo a sparare a Ciccio Tagliavia, perché non è possibile una cosa del genere, abbandonare i carcerati che loro si sono impossessati della cassa e noi dobbiamo fare. E ho chiesto un incontro con Giovanni Brusca per chiarire questo punto. E qualche cosa è stata anche riferita a Matteo Messina Denaro, di cui mi arriva l'avallo che, visto che io ero il responsabile della famiglia di Brancaccio, il responsabile del mandamento, dovevo gestire tutte cose io. Di cui questa cosa è stata anche riferita a Brusca in un incontro che noi abbiamo avuto. Capito. Ma lei che tipo di rapporto poi nel tempo ha avuto con Giovanni Brusca? Un rapporto, voglio dire, frequentazione solo come esponenti di Cosa Nostra, oppure comunque si è instaurato un rapporto più forte? Ma veda, l'ho considerato, perché un po' ne avevo sentito tanto parlare di lui, lo vedevo su quella alone tipo Giuseppe Graviano, anche se lo conoscevo da poco, però diciamo da parte mia mi ci ero aperto con tutto il cuore, perché lo reputavo un amico. Poi no, grazie a Dio poi è stato arrestato, tutto poi si è interrotto, perché grazie a Dio che sia così. Vuole essere più esplicito, lei ha detto: vedevo Giovanni Brusca come un alone di Graviano. Che cosa intendeva dire? No, nel dire? Senso che era un Giovanni Brusca, quindi per me non c'era più Giuseppe Graviano, quindi le uniche figure che io potevo un po' è Matteo Messina Denaro o Giovanni Brusca, quindi questi erano i miei punti di riferimento. Non so se sono stato chiaro. Sì. Ora ci ritorno. Senta, ma sempre in uno di questi incontri a tu per tu, comunque riservati, con Giovanni Brusca, ebbe a fare riferimento ad una vendetta, cioè l'attentato come vendetta. Signor Presidente, la domanda è suggestiva. Sì, no, innanzitutto però dovrebbe rispondere a una domanda che ha fatto prima il pubblico ministero, mi pare che sia rimasta senza risposta. Quale fu l'occasione che diede lo spunto a questa conversazione, a questo riferimento all'attentato dei carabinieri, del fallito attentato. Perché voi, lei ha detto: ci siamo incontrati perché io dovevo comunicargli la questione della cassa, dovevo parlare. Sì. In quell'occasione poi ci dice: ho citato 5 incontri, di cui sono 2 di cui io, secondo me, sono... Quindi uno di questi 2 incontri era destinato a che cosa, visto che poi si parla di questo fallito attentato? Qual è il motivo per cui si comincia a parlare di questo fallito attentato? Uno per estenare i problemi della cassa. E ce l'ha detto. In un incontro diverso invece che cosa? No, è venuto a trovarmi a casa mia. Che lui aveva... Perché viene fuori questo discorso del fallito attentato? Adesso... Come mai, ecco? Io non lo collego, cioè quello che voglio dire io,
non lo colloco se è stato fatto nella casa dove è venuto a trovarmi me, oppure è lì a... Però per io estennare una cosa del genere, sicuramente era per il discorso che mi ero un po' animato di questa cosa della cassa. Ho capito, ha parlato della cassa, però la domanda che l'aveva fatto a un certo punto ed è rimessa senza risposta, la domanda fatta al pubblico ministero era questa: come viene fuori questo argomento? Siamo già a distanza di qualche tempo, mese sì, probabilmente, se abbiamo capito bene, rispetto al gennaio, al fallito attentato del 22. Ma non lo so se lui perché mi aveva... a un certo punto si prende il discorso di questo fatto accaduto due mesi fa o due mesi prima o più. Non ricordo se lui mi ha chiesto se io mi sapevo muovere bene su Roma per una conoscenza di strade, una cosa del genere, quindi si è toccato l'argomento del Nord. Ma adesso non ricordo se lui aveva in mente qualche attentato nei riguardi dei collaboratori di giustizia o qualcosa del genere, quindi ha chiesto, questo me lo ricordo bene, qualche cosa a me, se io ero conoscevo le strade per muovermi su Roma. Quindi, è sicuramente lì scattò la situazione dell'attentato contro i carabinieri. In un incontro in cui eravate presenti soltanto lei e Brusca, sì, esatto, non c'erano altri. Pubblico ministero, può riprendere. Senta, ma lei a Brusca ebbe a indicare anche perché, la ragione per la quale erano stati individuati i carabinieri come obiettivo? No, non ho un ricordo ben preciso se ho detto la ragione, che sicuramente ho detto che gli obiettivi erano carabinieri, qua non ci piove, ma se c'è una ragione estranea a questo non ho un ricordo ben preciso, e credo che non anche perché io non ero a conoscenza. E Brusca come commentò questa rappresentazione dei fatti? Cioè, come la prese questa sua indicazione, questa sua confidenza? Ma non lo so, io posso dire confidenza no, perché si è restaurato questo rapporto, quindi non è una confidenza. Per me rappresentava, come ho detto, non c'era più Giuseppe Gavano, per me era un punto di riferimento e io mi potevo permettere a fare delle ammissioni a Brusca, perché quello era Brusca nel senso di quello che rappresentava. Però non ho un discorso, cioè non posso qui io l'unica certezza che ho è che ho riferito a Brusca del fallito attentato ai danni dei carabinieri e quello dell'Olimpico. Senta, ha riferito, ha comunicato ad altre persone che da Graviano Giuseppe, in occasione dell'incontro al Bardonei, le era stato fatto il nome di Berlusconi e di Dell'Utri? Ma questo è un punto di cui non avevo un ricordo ben preciso, però qualche cosa la estennai a Francesco Giuliano dopo l'arresto di Giuseppe Graviano, perché questo si pone per problema perché Francesco Giuliano ha partecipato a tutte le stragi del Nord, quindi si pone per problema a cosa erano valse tutte queste cose che avevamo fatto, e io stavo cercando un po' di tranquillizzarlo su questo versante, a tal punto che per quello che lui era molto incisivo su questo punto. Non ricordo adesso se c'erano le elezioni alle politiche nazionali, di cui ha menzionato il nome di Berlusconi. Io adesso non ricordo nella formula ben precisa, però ho dato un'ammissione che il soggetto era colui che rappresentasse un po' la nostra situazione. Stiamo parlando noi fine 94-95, non so a questo punto perché... era una fase che forse neanche nemmeno Mangano era reggente, quindi c'era questa fase di transizione
dopo l'arresto di Giuseppe Graviana, a questo vuoto che si era creato. Senta, dinanzi all'insistenza, ho capito, di Giuliano, meglio le perplessità di Giuliano, lei in che modo lo tranquillizzò? Rassicurarlo come ad esempio l'estenazione che ho fatto io a Campo Felice di Roccella. Giuseppe Graviano ha cercato un po' di caricarmi, nel senso, stai tranquillo, non ti preoccupare, se tutto va a buon fine, avremo tutti dei benefici, una cosa del genere. Quindi anche io ho cercato di caricare a Giuliano, perché stavamo vivendo una fase di transizione, perché il Giuseppe Graviano era stato arrestato, Filippo era stato arrestato, quindi ancora non c'erano delle direttive che il Mangano rappresentasse la nostra famiglia, o di lì a poco sicuramente sarebbe arrivato. Ma dico concretamente, che espressioni utilizzò per tranquillizzare Giuliano? Ma qualche cosa di non ti preoccupare, siamo sulla buona strada. Adesso non ricordo le parole esatte, però ho cercato di rassicurarlo che questa era la nostra, non speranza, ma la nostra carta da giocare, o qualunque esso sia la cosa. Allora, Presidente, alla luce della circostanza che ha detto non ricorda le parole esatte, al fine di sollecitare la memoria del signor Spatuzza, procedo ad una contestazione dal verbale di interrogatorio del 4 dicembre 2009, reso nell'ambito dell'udienza per il processo a carico dell'onorevole Dell'Utri Marcello, pagina 71 della trascrizione per la difesa, allorquando il signor Spatuzza ebbe a dire: gli dissi di stare tranquillo, che siamo in buone mani. Ricorda in particolar modo? Sì, che lo rassicuravo e lo rasserenavo, ma che sicuramente ho detto siamo in buone mani, ha un nesso alle mie rassicurazioni, sicuramente, dottor De Bene. Ma poi indicò anche un soggetto concreto che garantiva questa sicurezza? Sì, perché lo colloco io alla questione, non gli ho detto io tutto quello che Giuseppe Graviano mi aveva detto, perché non mi potevo spingere a tanto, però ho cercato di tranquillizzarlo. In che modo? Cioè, pronunciò il nome di qualcuno che sì, poteva... Sì, di Berlusconi, sì, questo sì. Ecco, ho capito. Questo l'ho detto, non so se... Sì, l'aveva detto prima. Senta, lei queste circostanze relative all'incontro al bar Doney, quindi nel gennaio del 1994 con Giuseppe Graviano, le ha riferite all'autorità giudiziaria da subito? No, no. Nel corso della collaborazione? No, questo no. Può spiegare la ragione quando lei racconta, riferisce queste circostanze? Veda di essere piuttosto preciso, signor Spatuzza. Per questo è tutto sotto la luce del sole, quindi non abbiamo niente da... A me non ho niente da... Può cortesemente dire di parlare un po' più forte? Sì, si avvicina al microfono, sì. Un po' più chiaramente. Vedete, la mia collaborazione inizia nel 2008. Marzo, 17 marzo del 2008. No, che non c'era la volontà di collaborare, ma di chiudere i conti con un passato che mi stava avvelenando. Ma si poneva un problema serio in tutta la mia storia, per tutto quello che riguardava i processi chiusi di Caltanissetta, sulla via D'Amelio, sulla questione di via D'Amelio, su questo versante politico che mi faceva poter far male, come in certi aspetti mi è stato fatto male, che mi è stata negata la protezione da questi soggetti. Quindi cosa avviene?
chiedo un colloquio investigativo che avviene il 17 marzo, prospetto una mia eventuale collaborazione con il procuratore Grasso, procuratore nazionale antimafia. Mi perdoni, allora, la interrompo per... Lei ha detto che inizia a collaborare nel marzo... No, giusto? Mi perdoni, no, ecco, sto... Colloquio investigativo, ecco, detto, io questo marzo, benissimo, volevo sottolineare questa circostanza. Ho detto che si trattava di un colloquio investigativo sollecitato dalle stesse. Esatto. Questa volta, tutte le volte mi cercavano loro, questa volta sono stato io a cercarlo. Quindi che cosa avviene? Il comune che è la struttura dove avvenne questo, si stava svolgendo questo colloquio investigativo, non mi dava quella serenità necessaria, di cui mi ha rassicurato che mi faceva spostare in un altro istituto. Quindi arrivo in questo istituto il 20 marzo, dal 17 al 20 sono stato trasferito. Vedete, in quei giorni proprio stava cadendo il governo Prodi. La storia, se io decidevo una settimana dopo di collaborare, vi posso giurare sulla cosa più bella che io ho al mondo, ma mai al mondo io avrei iniziato una collaborazione, ma mai al mondo, mai al mondo, perché sa Dio cosa ho vissuto in questi 6 anni. Quindi cosa avviene? Avviene che... inizio questi colloqui investigativi, ho un problema da superare, allora il procuratore Grasso cercare di mettermi a mio agio, ci sono un problema familiare, se riesco a superare questo problema io sono a disposizione dello Stato. Quindi si svolge un colloquio con la mamma di mio figlio, di cui ho degli accenni di questa eventuale collaborazione, cose che mi chiudono subito la porta. Quindi ci sono una serie di riflessioni. In quel periodo, cioè, cosa avvengono le elezioni, viene fatto il ministro riconducibile per quello che mi costava a me, a Marcello Dell'Utri, quindi una serie di cose che io, per, siccome già mi avevo buttato, già inizia la collaborazione, quindi la mia collaborazione già inizia accidentata. Quando avviene il colloquio con le procure congiunte e mi sono reso conto in quale inferno sicuramente sarei entrato, quindi io gli avrei stretto la mano in quell'incontro e gli avrei detto: signore, me perdonatemi se vi ho disturbato, mi volete buttare di nuovo al 41 bis, ma siccome la mia moralità questo non me l'ha consentito, io inizio la collaborazione. Si finisce a questo punto al 26 giugno, sì, esatto, per essere del 2008. Esatto. E inizia questa collaborazione, ma molto tormentata. Non dimentichiamo che la legge dei collaboratori, nel momento in cui una persona inizia a collaborare, c'è la legge, ti danno la protezione per 6 mesi. Se tu hai detto del vero, ti danno quella definitiva. Se tu hai detto del falso, ti danno 4 calci in culo e ti mandano di nuovo in carcere. Questa è la legge dei collaboratori di giustizia. Purtroppo io non imputo la responsabilità ai magistrati, perché si sono trovati di fronte a questo uragano che emetteva tutte queste dichiarazioni su questioni delicatissime, quindi mi rendo conto che sono state suscettibili all'inizio. Però non dimentichiamo che la protezione a me mi è stata data a provvisorio dopo 1 anno e 2 mesi. Vedete che io per 1 anno e 2 mesi sono stato nel terrore più assoluto. E stiamo a parlare di quei 180 giorni e 380 giorni. Cioè, se siamo qui per quello che oggi abbiamo sotto gli occhi di tutto, con sentenze e mi auguro più presto definitive, tutto è dovuto, e tutte quelle persone che sperano nella verità, in una settimana, c'è una settimana dopo del 20, io manco chiamo più il procuratore nazionale antimafia per collaborare, perché vedete, io mi ero rassegnato, mi dovevo fare 30 anni di carcere, ero tranquillo, felice, ed ero tranquillo. Purtroppo sono entrato in questo ciclone che per me ne ho pagate delle conseguenze abbastanza delicate e serie sul versante sentimentale. Quindi se sono ancora qui, Giorgia, ammettellate, perché ci credo alla giustizia e soprattutto per tutti quelli che attendono giustizia e per la verità assoluta. Io ero convinto, sapete una cosa, che
l'unico cruccio che mi porto in tutta la mia collaborazione è che non si è aperto uno spiraglio come si aprì negli anni 90 con tutta quella scia di collaboratori. Io sono uscito dopo 20 anni, dopo 10 anni esce un collaboratore di giustizia e che cosa fanno? Mi fanno a pezzi. Se io vi dico che lo Stato ancora non riesce a trovare personale adeguato che mi gestisce nella sezione, io attualmente coloro che prestano servizio all'interno del reparto mio, 8 ore prima vanno a fare servizio nei 41 bis. Di che cosa vogliamo parlare? Sicurezza, ma di che cosa stiamo parlando? E sono qui oggi, sono stato alle 4:30 stamattina per essere qua, a testimoniare. Per la verità, quindi 180 giorni, ha detto il falso, ha detto vero, dopo del 26 luglio non è più, entra più in gioco. Possiamo dire tutte le congiunzioni che abbiamo. La mia collaborazione è sincera. Sotto io, ci sono atti che sono ormai dimostrabili e consententi. Quindi questa è la cosa vera. Perdonatemi questo sfogo perché sapete quando si perde qualche cosa di serio la cosa diventa molto... Signor Spatuzza, ma ci fu un evento particolare che la indusse poi a rendere queste dichiarazioni, un fatto specifico dal quale le dice va bene, da questo momento in poi racconto anche altre circostanze che non ho riferito. Sì, perché poi diciamo... Se può illustrarlo alla Corte come si svolge questo episodio concretamente. Sì, strada facendo che cosa? Dovevo io chiarire questo punto, ma... Poi poteva suscitare un altro problema perché dice sta tirando in ballo persone per il programma di protezione. No, non è così. Non è così. Quindi ho atteso che le procure, con il giusto dovere, perché sapete la questione mia è molto complicata, complessa per tutto quello che conosciamo tutte. Quindi stavo facendo un interrogatorio, l'avvocato aveva ritardato arrivare. Con quale ufficio, lo ricordo? Con la procura di Firenze. Cioè se tutto istante mi comunica che lei nemmeno sa che già stiamo facendo l'interrogatorio, che la procura di Palermo e il Caltanissetta avevano dato il parere favorevole per l'ammissione al programma di protezione, quello provvisorio. Cioè a tal punto... mi era doveroso a me chiarire alcune, io le ho chiamate omiss queste. E quando siamo? In che periodo siamo? Se lo ricordo evidentemente, altrimenti sarà giugno mi sembra del 2008 del no. 2009 mi perdono. Giugno del 2009. Ricorda esattamente il 16 giugno del 2009. Sì, sì, il 16 giugno del 2009. E allora facciamo comprendere. Quindi è il primo interrogatorio in cui lei fa i nomi di quelle persone che ci ha benissimo detto precedentemente. Volevo concretamente. Aveva già il programma per completare, aveva già avuto il programma di protezione? No, ce l'ha detto perché le viene comunicato in quell'occasione. No, mi è stato il programma provvisorio. È stato avanzato alla commissione, la commissione l'ha accettato. Poi quando è stato. Ma quella data era stato già accettato? No, ancora no. Quindi è stato proposto dalle procure, poi la commissione mi ha dato quello provvisorio, poi allo scadere dei 6 mesi le procure, visto che già erano messe delle cose importantissime, dei riscontri importantissimi, hanno fatto la richiesta per quello speciale. La commissione allora presieduta dall'onorevole Mantovano, e se abbiamo consegnato questo pezzo di verità alla storia, certamente non è per merito di quei signori che allora presiedevano la commissione, è per coloro che le hanno istigate a non darmi il programma di protezione. Quindi poi... Vabbè, lei queste valutazioni la città, sì, dica sono si stati, attenga ai dati oggettivi, sono stati noti, ma comunque li precisi, quindi sono un provvedimento cosa... negativo verso il quale lei propose il ricorso in sede Presidente, poi documenteremo tutto questo aspetto, produzione su questo, signor Spatuzza, non si preoccupi. No, un passaggio importantissimo. Basta che ce lo sintetizza, quindi sì, lei l'ha ottenuto in sostanza come? Alla fine ci fu un ripensamento alla commissione o un provvedimento di giudice qualche... Questo segretario nemmeno mi ha firmato il programma di protezione. E quindi? Non ci ha messo la firma, perché io ho il programma di protezione e ve lo posso portare, che nemmeno l'ha firmato. Non solo, quando mi hanno negato la protezione speciale,
hanno depositato subito gli atti su internet, cioè questi sono atti segregati, che vengono segregate, sono state messi in pubblicazione. Quindi ci sono una, e la cosa, hanno fatto un disegno di legge, un decreto di legge il 6 agosto, hanno fatto un disegno di legge, la chiamano, i collaboratori ce l'hanno tutti con me, perché attraverso questa, questo disegno, il decreto di legge che è stata fatta, automaticamente impongono al TAR di decidere più presto possibile l'esclusione del permesso del programma di protezione. Quindi una serie di episodi che sono qui sotto alla luce del sole. Quindi per questo vi dico, la mia storia è stata molto avversata. Però siamo qui a testimoniare, a rendere giustizia soprattutto a coloro che lo attende. Sì, io volevo, per la massima trasparenza possibile, chiarire che cosa accade il 16 giugno del 2009. Lei stava rendendo un verbale di interrogatorio alla Procura della Repubblica di Firenze, giusto? Sì, esatto. Nella fase iniziale il suo avvocato, nelle prime battute, non c'era, giusto? Sì, esatto, non c'era. Poi interviene l'avvocato. Scusi, sì, entra nella stanza. Scusi, dottore Del Bene. Prego. Se lei suggerisce, sono, no, fino ad ora sono cose già dette in questo, sì, avvocato di Bene. Sta progredendo. Ora vediamo dove arriverà. Ma fino a questo momento sta ripercorrendo dichiarazioni già fatte. Già Spatuzzo ha già detto che l'avvocato non era arrivato, e quindi siamo per ora esattamente nei limiti. Assolutamente. Vedrei. Sì. Nel corso di questo... Ovviamente, quindi il Ministero non anticipi invece altri tempi, no, eventualmente. Presidente, arrivo... Ma finora non l'ha fatto. Con risposte così brevi, dirette, siamo velocissimi. Nel corso dell'interrogatorio subentra l'avvocato. Sì, esatto. Posso procedere io? Se... E l'avvocato... L'avvocato mi comunica che sia la Procura di Palermo e sia la Procura di Caltanissetta avevano dato parere favorevole per l'ammissione mia al programma di protezione. Quindi a quel punto? A quel punto gli disse, mi sembra doveroso chiarire alcuni passaggi che ho omessato in cui, durante l'inizio della mia collaborazione. Ecco, gli disse che c'erano dei passaggi che riguardavano un incontro del Bardone, di cui ho riferito quello che ho detto poc'anzi, del nome del Berlusconi e del nome del Lut. Ricorda se proprio la dinamica, lo svolgersi di questo interrogatorio dinanzi alla Procura di Firenze era stato registrato? Se tutti gli interrogatori miei avvengono registrati, addirittura qualcuno anche dato, come viene chiamata quella, tutto registrato sicuramente. Senta, andiamo ad un altro tema. Lei ha conoscenza chi fosse nel 1992, nel 1993, il capo del mandamento di Porta Nuova? Non so il mandamento, però so che il responsabile era Vittorio Mangano, che non so la composizione delle famiglie del mandamento, ovvero so che in quel territorio se il responsabile era Vittorio Mangano. Come lo apprende? Da chi lo apprende? Lo ha mai conosciuto questo Vittorio Mangano? No, io direttamente non l'ho mai conosciuto, però sapevo che il responsabile era lui. Lei in quel periodo, soprattutto per il 92-93, ebbe dei rapporti con esponenti del mandamento di Porta Nuova? Io mi devo scusare, Presidente, ma vedo, ormai non vedo quasi più. Se si sposta magari accanto, sì, al dottore attimo. Di Matteo, no, anche se forse c'è il problema del microfono. No, scusa. No, e allora cambiate posto. Non mi toccate questa carta. Dicevo, ebbe modo di avere rapporti. Ebbe rapporti con esponenti del mandamento di Porta Nuova? Ebbe interesse ad interloquire per alcune vicende con esponenti
del mandamento di Porta Nuova? No, direttamente no, ma indirettamente sì, perché... Che cosa era accaduto? Era accaduto che sono stato incaricato da Giuseppe Graviano. In che periodo siamo? Siamo precisi. Ma siamo in quel periodo saggista, quindi luglio, agosto, settembre che sia, perché si era creato quel gruppetto di fuoco, quindi in quel periodo sicuramente. Quindi sono stato incaricato di recarmi sul territorio di Porta Nuova, che mi è stato specificato proprio a un punto, di cui mi parla che ci sono dei ladruncoli che mettono a soqquadro un po' il quartiere. Quindi di recarmi in questo territorio, che vedete questo è un sconfinamento, perché quello è un altro territorio di un'altra famiglia e mandamento. Quindi mi dà carta bianca, nel senso di cercare di capire se nel caso o dargli quattro mazzate o addirittura qualcuno si può anche fare scomparire, nel senso di rubare a bianca. Quindi da questa carta bianca che lui mi dà, mi reco in questo territorio, cerco un po' di capire effettivamente era per come mi era stato designato da Giuseppe Graviano. Ma siccome io non ero di quel territorio, non potevo interagire da solo, quindi cercavo un po' di... Siccome avevo notato dei ragazzi che erano vicinissimi alla famiglia di Brancaccio, per tramite di Giuseppe Battaglia. Quindi a tal punto gli ho fatto sapere a Giuseppe, sì, là tutto bene, però ho bisogno di persone che mi possano un po' aiutare. Però badiamo bene che questi soggetti che avevo notato là non erano inseriti in nessuna famiglia, quindi non appartenevano al territorio dei Porta Nuova. Quindi gli dissi se potevo utilizzare queste cose, di cui sono stato io autorizzato. Quindi contatto il Pino Battaglia, gli disse che c'era questo problema qui. Praticamente il quartiere è proprio Piazza Rivoluzione, in questa via Lovesso mi sembra che sia, Piazzetta Rivoluzione. Quindi abbiamo fatto un po' di sopralluogo e cercavo di capire, ho designato tutti questi ladruncoli che le facevano del danno. Quindi siccome la cosa era molto complessa, perché eravamo impegnati sul fronte Sagisa e tutta una serie di cose, diciamo che non l'ho curata come era dovuto. Questo era il discorso, dottor De Bene. Sì. Senta, ma lei si spiegò la ragione per la quale le fu consentito questo sconfinamento? Dico, lei ha parlato di uno sconfinamento in un altro territorio. Com'era stato possibile? Non posso andare io là se non c'è l'avallo del capofamiglia o del capomandamento, perché non ci possiamo permettere a imbischiarci dei discorsi degli altri. Quindi sicuramente io sono stato autorizzato da Giuseppe Graviano, però diciamo che a monte c'era l'autorizzazione del capofamiglia o il capomandamento di quel quartiere. E quindi lei comprese che in quel periodo preciso, quel periodo storico, vi erano dei rapporti fra Giuseppe Graviano e il capo del mandamento di Porta Nuova, Vittorio Mangano? Ma certamente, perché non, ve lo dico, cioè non può prendere Giuseppe Graviano un'iniziativa in tal senso, perché non entra nei canoni di quello che sono i territori. Lei rimase sorpreso dunque di questa autorizzazione che le fu data, insomma? No, sorpreso no, perché mi ero mosso in diversi territori fuori Brancaccio, ad esempio Mesilmere, Villabate, oppure... Quindi non ero sorpreso no, perché c'erano già altre circostanze. Senta, i fratelli Graviano, per quanto è a sua conoscenza, erano interessati ad attività imprenditoriali a Palermo, nel territorio di Brancaccio, ovviamente. Ma diciamo che loro sì. Dove c'erano... Sì, allora pubblico ministero, esatto. Dobbiamo sospendere perché abbiamo un problema tecnico. 5 minuti.
5 minuti di sospensione si potrebbero avere? O... E allora 5 minuti di sospensione per tutti, così nel frattempo vediamo di risolvere questo problema tecnico. Allora, diamo atto che Spatuzza ha ripreso la sua postazione, mi pare che anche dei siti, sì, non ci sono problemi, il funzionamento è stato ripristinato, quindi possiamo riprendere l'esame. Pubblico Ministero. Sì, grazie. Vi facciamo l'ultima domanda che per la verità non la ricordo neppure io, sì. Mi è rimasta a metà. È a conoscenza di interessi patrimoniali, di interessi dei fratelli Graviano in attività imprenditoriali, soprattutto nella zona di Brancaccio? Sì, avevano investito loro su, su quello che riguardava l'edilizia, quindi avevano come copertura il Lupo Cesare, di cui utilizzavano anche diverse persone per imprenditoria, quella che sia edilizia. Senta, oltre che nell'edilizia, per quanto io a sua conoscenza, faccio una domanda diretta. I Graviano erano stati interessati alla standa in particolar modo? Sì, devo dire che a Palermo ci sono tante stande, ma guarda caso... O almeno c'erano. Come? C'erano, ai tempi. Ah sì, mi dispiace questo, soprattutto per i lavoratori. Quindi c'erano tutte queste stande, di cui guarda caso una filiale è stata aperta a Brancaccio, non standa, affiliato alla standa, di cui il proprietario era... Finocchio Michele. Chi era questo soggetto? Finocchio Michele. Che rapporti aveva con i Graviano? I rapporti con i Graviano intercorrono negli anni passati, perché sia il Michele Graviano, il papà dei fratelli Graviano, era amico di Gaspare Finocchio, il papà dei fratelli Finocchio. Quindi diciamo è una cosa che va dagli anni 70 agli anni 90, che ricordo io. Senta, per quanto è a sua conoscenza, visto che l'attualità non la conosce più, e in quel periodo, nel 1900, stiamo parlando del periodo delle stragi, lei sa la standa a chi era riconducibile? Riconducibile, per quello che ricordo io, mi sembra che sia... di Silvio Berlusconi. Però è rimasto in sospeso su, mi pare, sul Finocchio. Lei mi pare che non abbia... No, Finocchio Michele era... Non abbiamo capito, perché lei non ce l'ha detto. No, prestanome no, che ma... Che significa? Gestiva società, per conto? Non, ce lo società sicuramente, prestanome, perché era una famiglia ricca, nel senso... Quindi quell'esercizio affiliato alla standa, perché lei ce l'ha citato? Perché era... lui mi diceva che era nostro lui, suo. Giuseppe Graviano. Sì, soprattutto Filippo. O Filippo Graviano, le disse che quell'esercizio gestito... Sì, perché mi ricordo questo... l'inaugurazione, quando ci fu l'inaugurazione di questo... Quindi lei da questo ha arguito che... Sì, mi sembra che loro mettevano il becco ovunque. Tutto quello. Ma che lei sappia, questo Finocchio aveva anche altre beni intestati, riconducibili ai Graviano, quindi ci dica magari qualche cosa su questo, per non lasciare questa affermazione. Sono state aperte altre succursali, però adesso non ricordo se siano anche... affiliati standa, uno in via Duca della Verdura, quindi sempre affiliati standa, e c'erano altri invece beni di diverso tipo oltre questi esercizi commerciali? Un altro in via adesso non mi ricordo dove ci sono la casemma dei non mi viene in mente. No, altri esercizi commerciali no. Altri beni anche di tipo diverso. Sì, poi si parla del San Paolo o del San Paolo, di cui... No, intestati a questo Michele Finocchio, lei ha detto. Che lei sappia, è riconducibile a Graviano, se lei ne ha conoscenza. Queste attività che ho riferito. Queste attività, va bene, allora andiamo avanti. Il Pubblico Ministero può riprendere. Senta, con l'arresto dei fratelli Graviano nel gennaio del 94, Cosa Nostra aveva ancora, per quanto a sua conoscenza,
soggetti e mezzi per proseguire in quella stagione stragista che ha elencato stamattina? Noi avevamo a disposizione tutto l'esplosivo di questo mondo. Il gruppo armato era ben disposto, quindi diciamo che nella materia noi braccia armato non avevamo nessuna difficoltà. Diciamo che c'erano le qualità e la sostanza. Questo è per quanto riguarda, diciamo, il materiale, ma dei soggetti, persone fisiche, quindi vengono arrestati il 27 gennaio del 94, dico, sì, dal 28 gennaio del 94 c'erano persone fisiche in Cosa Nostra in grado di proseguire quella stagione? Ma noi aspettavamo solo l'input, il resto noi eravamo attivi al 100%. Aspettavate da chi? No, che potesse venire sia da Matteo Messina Denaro, sia dello stesso Bagarella, oppure le persone più... A proposito di questo che lei sta dicendo, su Bagarella può dare indicazioni più precise, visto che lei finora ci ha parlato nella fase precedente all'arresto, precedente dell'interrogatorio, ma successiva, diciamo, all'arresto di Graviano, ci ha parlato di Messina Denaro e di Brusca, di contatti. E con Bagarella invece? Con Bagarella poi abbiamo commesso anche omicidi assieme, quindi si inizia un rapporto, questo nella reggenza di Mangano. Possiamo dire che dopo l'arresto dei fratelli Graviano, diciamo l'iter, se così possiamo chiamarlo, si normalizza, nel senso del governo di Cosa Nostra all'interno del mandamento di Brancaccio, cioè ci occupiamo soltanto di tutto quello che riguarda, quello che ha sempre riguardato Cosa Nostra, nel senso del pizzo, tant'è che andiamo a cercare noi contorno. E allora, signor Spatuzza, alla luce della sua risposta, c'era il materiale esplosivo, c'erano i soggetti in grado di fornirci l'input, stavamo aspettando solo l'input, ma per quale ragione? Io lo colloco nel discorso che avevamo chiuso tutto, quindi per me il discorso è quello, non ci sono altre alternative, tra cui il soggetto di cui mi era stato menzionato ce lo troviamo a capo del governo. Vuole spiegare un po' meglio questa espressione che ora ha detto, perché avevamo chiuso tutto, che cosa si riferiva innanzitutto e qual era la prospettiva? La prospettiva era che nel bar mi viene comunicato che avevamo chiuso tutto attraverso il Berlusconi e Dell'Oggi, di cui successivamente a questo me lo trovo il Presidente del Consiglio. E noi ritorniamo nella normalità, nel senso della normalità assoluta, perché ci occupiamo soltanto di tutto quello che amministra, diciamo, il territorio nel senso malapetoso. Senta, veniamo a tutt'altro argomento. Lei ha detto di essere stato arrestato nel 1997, giusto? Sì, esatto. In questo periodo di lunga detenzione ha più incontrato i fratelli Graviano? Sì, ci siamo incontrati noi nel 98 a Tolmezzo con tutti e due fratelli, sia con Filippo e sia con Giuseppe. Eravate tutti e tre al 41 bis nel 98? Sì, sì, tutti e tre al 41 bis. Lei aveva modo di comunque comunicare con i fratelli Graviano, sebbene queste restrizioni, il regime speciale detentivo? Sì, diciamo che eravamo messi tutti nella stessa sezione, un repartino. Poi io prima andavo a passeggio con Giuseppe, poi sono stato cambiato di gruppo e sono stato inserito nel gruppo di Filippo. Diciamo, però eravamo in tutto in questa mini sezioncina, erano 10 celle di cui c'era, diciamo, tutta Cosa Nostra, se così possiamo dire. In quel momento, qual era il suo atteggiamento, il suo di Spatuzza Gaspare, atteggiamento nei confronti di Cosa Nostra e dei Graviano? No, nel senso che ho avuto la possibilità di incontrare, ho avuto la possibilità di esternare un po' di malessere, un po' di tutto quello che
perché quello che mi ha colpito è una frase di cui sia il Filippo sia Giuseppe mi hanno detto che loro avevano lasciato i conti in regola. E gli disse: Filippo, Giuseppe, e io conto sono, Vittorio Tutino conto, e quello conto, ah, noi altro conto siamo. Noi ci credevamo amici, fratelli. Ah, conto, perché si parlava di soldi, non soldi, dice che loro se ne apposte perché avevano lasciato i conti a posto, nel senso economico. E quindi una cosa che, ma perché io conto sono, o Fefetto, o Giorgio, o quant'altro, che eravamo tutte in una posizione disastrata economicamente parlando. Quindi da lì inizia poi una serie di riflessioni, a tal punto che poi si era verificato che erano state arrestate l'avvocato Mimmi Salvo, la sorella di Filippo e Giuseppe, di cui mi viene fatta proposta di mettere in piedi qualche cosa, che innanzitutto trovare un avvocato compiacente e poi cercare di veicolare messaggi fuori attraverso la mia famiglia. Quindi di qui ne è nata una discussione di cui ho preso le distanze e mi sono dissociato da Cosa Nostra, anche se riservatamente, ma disse che mai al mondo sarebbe venuto la mia amicizia meno nei loro riguardi. Quindi lei ebbe a manifestare ai fratelli Graviano, vediamo se ho capito bene, di aver preso le distanze da Cosa Nostra, ma non rinnegava l'amicizia con i Graviano, giusto? Esatto, giustizia. E i Graviano, Giuseppe e Filippo, come reagirono a questa sua comunicazione? La mia comunicazione è stata sincera, leale, come è stata tutta la nostra amicizia. Quindi siccome per quello che mi costa, diciamo che mi volevano bene, quindi non nutrivano nei miei riguardi né sentimenti di vendetta né sentimenti che potessero fare immaginare una mia eventuale collaborazione, questo da escludere tassativamente. Senta, ma questa idea di dissociazione lei l'ha maturata nel tempo, a partire da quando? E se c'era stato qualche episodio che l'aveva invitata ad adottare questo comportamento? Questo, diciamo che noi siamo arrivati lì nel 98, quindi percorriamo tutto il 99, il discorso che ho spiegato della questione di veicolare messaggi fuori, una serie di cose, quindi ho cercato di isolarmi. Giuseppe in quel periodo è stato trasferito per un problema a Secondigliano, un problema di salute, di cui sono rimasto da solo con Filippo, sempre nello stesso reparto, di cui mi è stato notificato a me intorno al 2000, 2000 e qualche cosa, il definitivo per l'omicidio del Beato Pugliese, di cui riportavo in sentenza 2 anni di isolamento diurno. Ho mandato una lettera al direttore in cui io lo pregavo di applicarmi più presto possibile l'isolamento diurno, cosa che ha meravigliato un po' tutta la direzione che ha voluto capire, perché chiedere l'isolamento nella mia posizione ci sono problemi seri. Quindi l'ho rassicurato che non era né mia volontà collaborare, né tantomeno avevo problemi con i miei compagni. Quindi di lì poi a poco sono stato isolato e inizia tutta questa bellissima storia che nel 2008 mi porterà a prendere la decisione definitiva. Senta, profetta, ma felice. Nel corso di questo periodo di detenzione a Tolmezzo vi sono stati dei colloqui investigativi con il procuratore nazionale antimafia? In questo periodo lei parla del 1999, del 2002. No, uno avviene mentre adesso non ricordo se il 97 98, sì, con il procuratore Vigna, e credo che lo stesso sia stato si è svolto nel carcere di Parma. E lei a Vigna rappresentò questo suo proposito di dissociarsi? No, in quell'epoca non,
stiamo parlando noi nel 90, ancora che io prima arrivasse a Tolmezzo, quindi prima che incontrasse i fratelli Graviano, quindi ho avuto questo colloquio investigativo di cui non era mia intenzione collaborare, quindi si è chiuso pacificamente, perché non sempre si chiude così pacificamente un colloquio investigativo. Quindi, Poi, prego. Quindi, cosa avviene? Quando mi trovo a Tolmezzo, lì è venuto a trovarmi anche il giudice povero, purtroppo che è morto, il dottor Ghelazzi. Un colloquio investigativo, ma è stato breve perché non l'abbiamo chiuso subito sul nascere. E poi avviene un colloquio investigativo nel 2004, quello importante. Benissimo. Siamo nel 2004. Esatto. Con chi ha questo colloquio investigativo? Sono stato trasferito io da Tolmezzo, non sapendo la destinazione. Quindi quando sono arrivato all'Aquila ho chiesto se ero lì come... perché aspettavo un trasferimento per un problema che avevo di salute. Quindi arrivo là e non sanno dirmi perché mi trovo in questo carcere. Di lì a pochi giorni sono stato avvisato che dovevo essere interrogato dal procuratore nazionale antimafia, che era il dottor Vigna. Va bene, ora ci ritorniamo su questo profilo. Ritornando a quei colloqui con Filippo Graviano, quando lei aveva esaurito l'isolamento, lei ebbe a parlare con Filippo Graviano a Tolmezzo di una possibile dissociazione? No, che cosa avviene? Era arrivato Pippo Calò, di cui uscì fuori tramite mezzi di informazione televisive, credo, una lettera che il Pippo Calò aveva inviato alla procura di Caltanissetta, di cui si parlava di una eventuale dissociazione. Quindi siccome io ero isolato dalla finestra, perché ero stato anche spostato dal reparto, quindi chiedo a Filippo Graviano: ma come siamo combinate di questa cosa? Anche perché io avevo iniziato questo cammino e ero un po' favorevole per la dissociazione, anche questa pubblica. Quindi lui mi fa cenno che, perché non avevamo la possibilità di comunicare così facilmente, che la cosa a noi non ci interessa. Quindi questa cosa è morta per noi sul nascere. Quando ho finito l'isolamento sono stato inserito di nuovo nel gruppo con Filippo Graviano. Di cui, riprendendo il discorso, Filippo Graviano mi comunica che c'era una parte che intendevano dissociarsi. Pippo Calò ne aveva parlato anche a Maria Nagate, che Maria Nagate era fedele a quella linea nostra, diciamo, che non ci interessa la dissociazione. Quindi Carlo Greco, l'altro era anche favorevole, Pirraghieri, quindi una situazione che avevano un po' messo in piedi per la dissociazione. E mi spiega Filippo Graviano che quel senso di dissociazione a noi non ci interessa, perché diciamo proveniva dalla magistratura, e questo tipo di dissociazione a noi non ci interessa, perché lo sappiamo cosa vogliono i magistrati, cioè senso della collaborazione definitiva. Quindi se tutto poi deve arrivare dalla politica, che sono coloro che fanno le leggi, quindi a questo punto noi la dissociazione non ci interessa e non se ne parla più. Quindi questo era il discorso che si era chiuso quanto riguarda la dissociazione. Un attimo, le faccio una domanda. Ma perché questa l'eventuale interlocuzione con i magistrati non era accettata da Filippo Graviano? Innanzitutto perché non sono loro a fare le leggi, e poi sappiamo bene che loro mirano più alla collaborazione che alla dissociazione. Quindi questi erano i due pilastri portanti della tesi del discorso. E siamo nel 2002, giusto? Quando ha questo
Sì, esattamente. Nel 2000. Qualcosa di più. Poi ritorniamo al tema dell'incontro, del colloquio investigativo col dottor Vigna, che avviene nel 2004, capito, giusto? Esatto. In quel periodo ero stato di nuovo inserito nello stesso gruppo con Filippo Grabiani. Lei è ancora a Tolmezzo, quindi. Sì, esatto. È ancora a Tolmezzo. Al dottor Vigna lei rappresenta, o meglio, ha un atteggiamento diverso rispetto al precedente colloquio di anni prima? Sì, ma anche l'altro colloquio investigativo sono stato sempre io abbastanza... rimanevo nella mia posizione, però mi piaceva interloquire con l'istituzione, però senza nulla togliere, perché io non intendevo collaborare, quindi rimanevo sempre nella mia posizione, però mi piaceva questo scambio di vedute tra l'istituzione e tra me e mafioso per quello che rappresentavo. Quindi quando nel 2004 si ripete di nuovo lo stesso colloquio investigativo, quindi entro in questa stanza e c'era la figura del procuratore nazionale antimafia, che era il dottor Vigna. Quindi un po' ricordo quell'espressione sua che stava quasi per andare in pensione, una cosa del genere, e mi dice che aveva iniziato la sua carriera in merito alla procura nazionale antimafia con la mia storia, quindi intendeva chiudere la sua storia da procuratore nazionale antimafia con la mia collaborazione, cosa che non mi interessava, ma non ero nelle condizioni di iniziare una collaborazione. E gli racconto tutto quello che avevo fatto di bello, tutto, sa, mi sono dissociato, ho iniziato un bellissimo percorso. Alla fine siamo arrivati al dunque, lui mi dice: sono belle parole, sono contento per lei, dice, ma se non c'è una collaborazione completa, dice, tutto rimane, dice, nel nulla. E ci siamo lasciati proprio, che io sono rimasto nelle mie non convinzioni, ma in quella volontà seppur forzata di non collaborare. E questo colloquio col dottor Vigna dove è avvenuto nel 2004? È avvenuto novembre, la settimana a cavallo del 20 novembre, nel carcere dell'Aquila. Nel carcere dell'Aquila. Lei poi, quindi lei da Tolmezzo era stato trasferito, tradotto all'Aquila? Sì, ma temporaneamente. Temporaneamente. Quindi rientro io. Che cosa accade quando rientro a Tolmezzo? Io comunico a Filippo Graviano: Filippo, sai, mi ho raccontato tutto, non mi sono addentrato nei particolari, ma gli ho detto di questa apertura del dottor Vigna nei miei riguardi. E per quale ragione lei ha avvertito l'esigenza di esternare a Vigna questo colloquio? A Graviano. A Filippo Graviano. No, perché sa, per quello che sono stato sempre leale, sono stato sempre sincero. Se poi queste cose si vengono a sapere da te, se mi spiaceva, perché l'affetto che mi legava non potevo mentire. Quindi, siccome ero onesto, ero tranquillo e non avevo nulla da temere, per questo ho ritenuto necessario di metterlo a corrente di quello che si era in parte verificato. Qual era la condizione fisica, anche psicologica, di Filippo Graviano quando lei lo rivede dopo il colloquio con Vigna? Filippo Graviano stava passando un bruttissimo periodo, sia sulla sfera privatissima, sia sulla sfera di salute. Credo che mi sembra aveva avuto un problema al cuore. Quindi nel comunicare queste cose a Filippo Graviano, anche perché sapete, avevamo avuto nel tempo diversi approcci della nostra vita, del nostro futuro, per i nostri figli, avevamo fatto un sacco di bellissime parole, ma sempre per un'eventuale uscita dal carcere, senza collaborazione, cioè non mettiamo in discussione la collaborazione. Quindi cerco un po' di spingere a Filippo Graviano nel cercare di parlare con Vigna, o cercare di rimediare, perché l'ho trovato abbastanza disponibile nei miei riguardi.
Quindi il Filippo Graviano, che versava in una condizione molto disagiata, come ho descritto poc'anzi, mi dice che a questo punto è bene fare sapere a Giuseppe che se non arriva niente da dove deve arrivare qualche cosa, è bene che anche noi iniziamo a parlare con i magistrati. Però non so se l'orientamento di Filippo Graviano era per una collaborazione oppure per una eventuale dissociazione, questo non ho, però le parole sono queste per come sono state descritte poc'anzi. E le può ripetere, che poi voglio tornare su che a questo, a passaggio questo, di questo. Dopo che io ho esternato quello che avevo discusso con Vigne in parte, lui mi dice: a questo punto è bene fare sapere a Giuseppe che se non arriva niente da dove deve arrivare qualche cosa, è bene che anche noi iniziamo a parlare con i magistrati. Io non ho parlato mai con Filippo Graviano del discorso del bar Done, quindi sono a conoscenza di cosa si riferisce, a cosa si riferisce Filippo Graviano. Ecco, io questo le volevo chiedere, da dove deve arrivare, mi pare che ha detto. Lui non me lo disse, però io ricollego il discorso, esatto, a Bardone. Lei l'ha ricollegato quindi, sì, anche che all'incontro e al contenuto dell'incontro con Giuseppe Graviano al Bardone. Sì, esatto, che non ne ho mai menzionato io parola con Filippo Graviano. Erano passati di fatto 10 anni. Esatto, sì. Ma lei o Filippo Graviano avevate la possibilità di comunicare con Giuseppe Graviano e quindi ottemperare a questa indicazione di Filippo Graviano? Chiediamo a Giuseppe. No, cioè nel senso, lui parla nel plurale, dobbiamo fare sapere, però il canale è lui, io non ho nessun canale di arrivare a Giuseppe Graviano. Ma che cosa doveva arrivare concretamente? Abbiamo capito da dove, ma che cosa? Se noi andiamo nel discorso di Campo Felice, che c'è in piedi una situazione che se va a buon fine, ne avremo tutti dei benefici a partire dai carcerati. In quel contesto noi eravamo liberi, quindi in questo contesto noi siamo in carcere, quindi a questo punto noi aspettiamo benefici. Poi, dopo questo colloquio con Filippo Graviano, che cosa accade? Accade che gli disse Filippo: tu sai che siamo come i pacchi postali, oggi ci troviamo qua, domani non ci troviamo, eventualmente se c'è qualche evoluzione in merito a questa cosa, dice, innanzitutto ti scriverò una cartolina, che noi non abbiamo corrispondenza, no? Ci eravamo prefissati di non scriverci, che lui contestava tanto a suo fratello Giuseppe, che aveva corrispondenza con tutti. Quindi eventualmente, se muove qualche cosa, ti spedirò una cartolina con i saluti e successivamente ti manderò qualche avvocato. Quindi poi effettivamente anche di lì a poco, siamo noi a novembre, quindi a gennaio sono stato trasferito ad Ascoli Piceno e poi non c'è. È arrivata una cartolina di salute, ma perché quando sono arrivato ad Ascoli Piceno io ho scritto a Filippo Graviano in cui lo rassicuravo che stavo bene e il posto che avevo trovato era ottimo secondo i miei quello che sia la detenzione. E successivamente lui mi ha risposto ricambiando i saluti, che non aveva il nesso a quel discorso. L'ultima domanda per quanto mi riguarda: è in grado di distinguere, se c'è mai stata una specie di competenza fra i due fratelli Graviano? Giuseppe si occupava di questo, Filippo si occupava di quest'altro. Ma vedete, perché ho conosciuto Filippo Graviano prima che venisse arrestato, cioè negli anni 80. Filippo Graviano, quando è uscito nell'80,
88 con la detenzione domiciliare. Quindi ho visto un Filippo Grandi, hanno trasformato nel senso più orientato al mondo affaristico che infatti io, vedete, è una cosa importantissima. Non ho mai avuto incarichi da Filippo Graviano nel senso delettuose, non ho avuto mai nessun incarico direttamente da Filippo Graviano, ma tutto è partito sempre da Giuseppe Graviano. Quindi a quel punto, secondo me, hanno un po' separato un po' le posizioni. Giuseppe un po' gestiva tutto quello che si è il braccio armato, il Filippo Graviano si occupava, come mi costa a me direttamente, di tutto quello che era, diciamo, di business, sul fattore, sulla sfera economica. Io ho concluso, Presidente, grazie, ripasso la parola al Dottor Di Matteo. Sì, soltanto qualche altra domanda, signor Spatuzza. Mi ha molto colpito nel momento in cui lei ha fatto riferimento a ciò che le disse andando in macchina da Roma a Torvaianica a Giuseppe Graviano sul fatto che i calabresi si erano mossi perché erano stati uccisi due carabinieri. Il fatto che lei abbia detto: guardate che la situazione dello stragismo è molto più ampia rispetto a quella relativa a quello che abbiamo fatto soltanto noi siciliani. Ha parlato di questa vicenda, di quello che le ha detto Giuseppe Graviano, ha parlato anche di un attentato programmato a Napoli, è vero? Sì, esatto. Allora, io intanto le chiedo, poi c'ho qualche altra domanda. Una prima cosa che le chiedo è se in quel particolare momento storico voi comunque avevate, proprio come gruppo stragista di Brancaccio, dei rapporti con la criminalità organizzata calabrese. Noi, per quello che ho avuto un modo nel tempo di sapere, diciamo, c'erano negli anni 80 una vicinanza con dei calabresi, fratelli Notar Giacomo, questi si chiamano, adesso non ricordo di quale paese. Poi successivamente negli anni in carcere ho scoperto, ad esempio, che i Mulè, i Piromalli erano nostri alleate. Questo era il contatto a livello come calabrese. Ma lei ricorda se proprio nel 93 il mandamento di Brancaccio ebbe dei rapporti con esponenti della criminalità organizzata calabrese anche per un traffico di hashish, per un grosso traffico di hashish? Sì, noi abbiamo avuto, sì. Di cui poi uscì anche la cosa processualmente, questa cosa di cui sono stato anche condannato per questa cosa. Sì, c'è stato un avvicinamento con esponente di San Luca, adesso non mi viene come, comunque dalla cronaca di quello che ho scoperto, diciamo che hanno fatto una strage lì in Germania questi ragazzi. Sì, abbiamo avuto noi un contatto con questi calabresi. Ha mai conosciuto, ha mai sentito parlare di tale Nirta? Sì, i fratelli Nirta, perché mi sembra che erano più di uno. Sì, li ho incontrati prima a Roma e poi successivamente. E chi li presentò a Roma? A Roma l'incontro è stato coordinato dallo Scarano Antonio, perché questi su Roma cercavano un peschereccio per trasportare l'hashish dal Marocco, dalla Spagna, che sia. È lo stesso Scarano di cui più volte abbiamo parlato, sì, oggi? Sì, esatto, anche perché questo incontro avviene mentre noi ci troviamo in trasferta su Roma, cioè a Roma. A Roma.
E sa se in questo contatto, in questo traffico con Inirta, era coinvolto anche Cosimo Lonigro, altro soggetto di cui abbiamo parlato tante volte oggi? Sì, praticamente cosa succede? Se noi siamo lì, Cosimo Lonigro non può fare niente per conto suo, quindi automaticamente quando lo Scarano ha fissato questo incontro di cui ho partecipato e questi calabresi cercavano un'imbarcazione di cui il papà dell'Onigro ne era in possesso, la prima cosa che ha fatto l'Onigro quando è sceso giù ha comunicato a Giuseppe Graviano di questa, quindi ha avuto lui non la osta da Giuseppe Graviano per trattare, poi sono state arrestate, Giuseppe Graviano è stato arrestato, quindi il discorso passa nelle mani di Nino Mangano, di cui noi poi abbiamo fatto un traffico di hashish, di una grossa quantità di... Senta, volevo chiederle una cosa. È mai capitato durante il periodo della detenzione che lei comunque percepisse delle lamentele di altri detenuti sottoposti al 41 bis, anche appartenenti ad organizzazioni mafiose non siciliane? Sì, questa cosa l'ho esternata io a Filippo Graviano. Esatto, aspetti, però mi lasci completare la domanda, sì, appunto circa lamentele nei vostri confronti, nei confronti del gruppo stragista, perché in pratica con le vostre stragi voi avete in qualche modo aggravato la situazione detentiva anche di altri mafiosi, anche non siciliani. Sì, sì, ho esternato, come stavo dicendo poc'anzi, a Filippo Graviano delle lamentele che giravano in carcere, di cui attribuivano che effettivamente è così, a noi palermitane, siciliane, soprattutto a noi palermitane, il 41 bis. Quindi un po' così, cioè rendevano a noi responsabili di quello che effettivamente era. Ed erano lamentele che provenivano quindi da non siciliani, in particolare da chi? No, soprattutto erano, diciamo, napoletane e qualche calabrese. Napoletane e qualche calabrese. E rispetto a questa cosa che lei disse a Filippo Graviano, Filippo Graviano cosa le rispose? Filippo Graviano mi ha detto, dice, è bene che parlassero con i loro padri, che gli sanno dare tutte le indicazioni dovute, quindi non è a noi, non sono a noi che si devono riferire, quindi... Non so se il discorso è chiaro. Lei aveva riferito che la lamentela dei napoletani di qualche calabrese era relativa al fatto che voi con le stragi avevate fatto danno, diciamo, anche agli altri? Sì, ci ritenevano così effettivamente, che se esiste oggi il 41 bis le responsabilità vanno attribuite ai corleonesi e tutta quella stragista di Cosa Nostra che ha fatto le stragi. Quindi un po' il senso, perché dopo la stragia di via D'Amelio sono state aperte le isole, un po' hanno tutte patito, poi il 41 bis, prima 6 mesi, poi un anno, quindi una serie di cose, e oggi se legge il 41 bis tutto il merito è a Cosa Nostra, secondo il concetto di vista di questi due soggetti. Però il Filippo Graviano mi dice che è bene che loro parlassero con i loro padri, cioè con le persone più responsabili, nel senso della caratura mafiosa o camorristico o indranghietista che sia. Solo per maggiore completezza e per ausilio eventuale alla sua memoria, quando lei è stato sentito in udienza dibattimentale l'11 giugno 2013 davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta e ha riferito pure questo episodio, scusi, e ha detto, pagina 36. Scusi, pubblico ministero, io non ho questo verbale. Si tratta sempre di un verbale depositato da una delle difese al fascicolo del pubblico ministero, depositato presso la segreteria nei giorni scorsi, 3 o 4 giorni fa. Presidente, sono l'avvocato Di Peri per la registrazione, faccio l'opposizione, io non sono in possesso di questo verbale. Possiamo dare indicazioni più precise su chi abbia depositato, in che data è stato, sì, depositato? È stato depositato dall'avvocato Milio nell'interesse dei suoi assistiti, esattamente il giorno prima del rispetto alla lunedì 10 marzo alle 13:30. Presidente, possiamo chiedere a questo punto, per
risolvere il problema se il PM a seguito di questo deposito ha fatto un avviso ex articolo 430. Non è attività CPP, integrativa di indagine del PM. È comunque un'attività integrativa fatta anche ad un altro difensore che deve essere comunicata, credo, anche alle altre parti. Lo chiede, ovviamente, il pubblico ministero sta rispondendo e rimane la registrazione per le valutazioni che si potranno fare in seguito. Prego, pubblico ministero. Allora, pagina 36. Siamo andati via in macchina e io cerco di aumentare la posta e convincere lui di colpire contorno. E lui ripete sempre di nuovo la questione dell'esplosivo che non si può fare anche perché si sono mossi i calabresi, che erano stati uccisi non solo il giorno prima o due giorni o tre giorni prima due carabinieri su Reggio Calabria o in Calabria. Quindi c'era la questione che i calabresi si erano mossi. Non potevamo utilizzare l'esplosivo, quello che noi avevamo per le mani, e tra cui con quell'attentato gli dovevamo dare noi il colpo di grazia. Pubblico ministero, le viene detto se questa cosa che avevano fatto i calabresi, presumo sempre appartenenti ad associazioni mafiose, se era stato fatto su richiesta di Cosa Nostra o se era invece un interesse di tutte le associazioni? Spatuzza, veda, per conoscenze dirette, io sono, pubblico ministero, quello che lei sa chiaramente, teste Spatuzza, sì, conoscenze dirette. Ad esempio su Napoli noi abbiamo dell'esplosivo e anche in calendario un attentato su Napoli, c'era già dell'esplosivo su Napoli che prima la manovalanza la offriva a quelli del posto di Napoli e poi successivamente hanno chiesto anche il nostro supporto per compiere attentato a Napoli, esattamente quello che oggi andiamo infatti ai sì. punti di... Quindi quando io parlo che a Napoli... Di discordanza. Sì, no, ma più che una discordanza è un qualcosa in più, non è... quando io sono tre righe che fanno da collegamento altrimenti il Presidente non si capisce. Quindi prego. Quando io parlo che a Napoli possiamo agire facilmente per compiere attentati, in Calabria si sono mossi per i carabinieri, e qui vorrei fare un inciso che mi sembra fondamentale. Quando io mi lamento con Filippo Graviano che i detenuti si lamentano, che giustamente rendono, dice siamo noi i responsabili del 41 bis, lui cosa mi dice? Che questi signori è bene che parlassero con i loro padri, e quindi a questo punto sia l'Andrangheta che non credo che la Camorra, perché su Napoli c'è la famiglia di Cosa Nostra, quindi anche Napoli era coinvolto in questa stagione, questo colpo di Stato che poi è terminato nel 94. Ora io le chiedo, questa risposta di Filippo Graviano è bene che chiedessero ai loro padri, lei in quel momento come l'ha compresa e soprattutto come si collega ad un possibile coinvolgimento o condivisione da parte delle altre organizzazioni mafiose delle stragi che voi avevate fatto direttamente? Ma si collega, noi intendo padre, diciamo il responsabile del capefamiglia, poi non so come è strutturata l'Ndrangheta o la Camorra, però quando parla dei loro padri intende dire i loro cape. Quindi il discorso che Napoli è attiva, Calabria è attiva, a questo punto quella che manca è la Sacra Corona Unita, perché so che quello che conta non ha contato mai niente. Quindi diciamo che tutta la mafia, nel senso Cosa Nostra, Ndrangheta e Camorra, sono tutti partecipi a questo colpo di Stato. Perché non ha senso Giuseppe Graviano a dirmi a me i calabresi si sono mossi. Questa espressione che lei sta usando e che è quella che ha usato in quell'occasione è una sua espressione, no? O di Filippo Graviano, colpo di Stato, perché lei si rivolgono ai loro padri, sì, che sì. È quello che aveva detto anche esatto. Lì. Poi in quell'occasione ha aggiunto, certo, per questo colpo di Stato fino al 94, cioè, oggi che... lo sta ripetendo, però ci chiarisca se è qualcosa che lei deduce da quella frase. No, deduco che
di Filippo Graviano. Filippo Graviano le ha manifestato anche questa espressione. Corpo di Stato, espressione corpo di Stato, no, ma scusi, io sono un militare che ho per messo nostra bomba conoscenza, poi le valutazioni sono. Quindi sì. Filippo Graviano si ferma, dice, si rivolgono ai loro padri. E il discorso finisce lì. Lei ci spiega. Io qual è spiego il senso perché di io ero un militare che ho messo bomba a Dersi a Manca, quindi non erano per scopo istruttivo. Quindi se non è colpo di Stato questo, di cosa dobbiamo parlare? Pubblico Ministero. Senta, andiamo sempre nel periodo 92-93 ad alcune domande sui rapporti interni a Cosa Nostra, per quello che lei ha potuto eventualmente constatare. Lei ha descritto le condotte di una serie di persone che avete fatto le stragi. Poc'anzi, rispondendo alla domanda del mio collega, ha detto testualmente che comunque anche dopo l'arresto dei Graviano, alcuni soggetti come Matteo Messina Denaro, Giovanni Brusca ed altri che avevano condiviso, come ci ha spiegato, tanti aspetti di queste vicende, Bagarella, erano comunque rimasti in libertà. Io le volevo chiedere più semplicemente, nel momento in cui facevate queste stragi, per quanto eventualmente le risulta che all'interno di Cosa Nostra ci fossero comunque soggetti o famiglie che in parte, diciamo, non aderivano a questa campagna stragista o che comunque manifestassero in qualche modo contrarietà o comunque non aderivano di fatto a questa campagna di cui lei ha descritto anche nominativamente i componenti e gli attori principali? Io posso dire con certezza, ad esempio, per la strage di Via D'Amelio io ho pieno mandato di muovermi in qualsiasi territorio, quindi a quel punto credo che tutti siano compartecipi a questo attentato. Di capaci non so niente, però per quello che mi costa a me, per darmi a me il nulla osta di muovermi in qualsiasi territorio, significa che tutti sono pienamente consapevoli di questo attentato di Via D'Amelio. Però dopo Via D'Amelio noto un certo atteggiamento raffreddato nei riguardi della famiglia di Santa Maria di Gesù, quella capeggiata da Pietro. È quello che ci ha detto lei stamattina. Sì, sì, esatto. Quindi l'unica avvisaglia che io ho avverto è questa. E oltre questi, perché la domanda del Pubblico Ministero. Ma altre cose non. Oltre quello che ci ha detto stamattina a proposito. Un particolare importantissimo dopo che gli è stato comunicato a Salvatore Grigoli che io ero il responsabile della famiglia di Brancaccio, il Salvatore Grigoli mi mette in guardia nel dirmi che in un tale appuntamento. Allora un attimo, perché di nuovo il sito si è riservato a problemi tecnici che... Grigoli, questo sì. Quindi il Grigoli episodio mi comunica che nell'ultimo periodo Reggenza Mangano dice che si erano verificate alcune incontri con esponente un'altra corrente, così le parole di Mangano sto utilizzando
per rilacciarci, perché l'interruzione, e quindi allora, siamo già nel 94. No. O sì, quando? Sì, mi perché mi è sfuggito, siamo con l'interruzione nel, ci siamo distratti. Siamo noi nel prima del manga 94, di cui siccome avevo io allacciato un'amicizia con Totuccio Rinella, sì. Questo è del di Trabbia. Trabbia. Quindi una bellissima amicizia in cui informo di questa cosa a Mangano, visto che era lui il reggente. Mangano mi disse... Quindi in che periodo siamo? 94-95. Perché lei mi parla del reggente Mangano, quindi esatto. Siamo già più avanti rispetto. Allora. Quindi mi comunica, mi mette in guardia di usare cautela con questo soggetto perché appartiene a un'altra corrente, Totuccio Rinella. Nel 95, quando gli è stato comunicato da Matteo Messina Denaro che il Grigoli si doveva rivolgere a me, che ero il responsabile, il Grigoli mi mette in guardia e mi dice che si sono verificati diversi incontri tra Nino Mangano e Bagarella in questi territori che noi chiamiamo Termini Merese o quant'altro, o Cefalù, di cui in questi incontri ci andavano tutti a Immate. Ci dobbiamo fermare perché vedo che non ci sentono, vero? Non è stato risolto. Allora fermiamoci ancora un momento, vediamo se riusciamo. Quindi il Salvatore allora, parlavamo di queste altre correnti sì, di cui sì. Le ha fatto no, il Salvatore Grigoli mi mette in guardia che si erano verificate degli incontri in questi territori di Termini Merese e quant'altro, di cui in questi incontri si erano presentate tutti armate. Sto parlando del gruppo... Bagarella, Nino Mangano, quindi questo mi lascia pensare che effettivamente qui c'erano delle spaccature profonde. Senta, sempre sullo stesso tema, per cercare di indagare lo stesso tema di eventuali spaccature e ali, diciamo, diverse, anime diverse di Cosa Nostra in quel periodo. Lei personalmente ha avuto mai rapporti diretti o indiretti con Bernardo Provenzano in quel periodo delle stragi o anche dopo? No, c'è un riferimento, no, io direttamente no, che si doveva fare un incontro sempre in tal genere, Brusca doveva andare a questo incontro che si doveva verificare a Belmonte Mezzagno, e a questo incontro Brusca cercava me per andare in questo incontro a Immate perché dove no, però io direttamente non ho avuto mai contatti. Quindi Brusca cercava, ma lei non andò. No, dovevo essere autorizzato da Matteo, mica mi potevo impantanare. Dove essere autorizzato? Da Matteo Messina Denaro, con tutto ciò il Brusca per me rappresentava una, però il mio referente principale era Matteo Messina Denaro, perché siccome era scomparso Pietro Lo Bianco e Giovanni Brusca ne era a corrente che Benedetto Spera gli aveva fissato questo appuntamento, quindi se è morto Pieruccio Lo Bianco, che poi è stato fatto scomparire da Benedetto Spera, un po' la responsabilità è nostra, che un po' l'abbiamo autorizzato di stare tranquillo, di andare agli incontri con Benedetto Spera. Senta, perché Brusca cercava lei e perché soprattutto lei ha detto doveva andare armato? Perché l'incontro si doveva verificare in una caccia Sciuzzo di Belmonte Mezzagno, di cui mi cercava a me il nipote di Pieruccio Lo Bianco, che era stato avvertito da Brusca di contattarmi a me, che si doveva recare in questo appuntamento, di cui un po', diciamo, si voleva avvalere un po' della mia partecipazione. Ma per che fine? Per che fine doveva andare armato e per che fine si doveva valere della sua partecipazione? O meglio, con quale paura? Questo io non lo so, però visto che già c'erano le conseguenze, che era scomparso Pietro Lo Bianco, e se non facciamo che qua mi fanno il cappotto a me e a Brusca oppure... Quindi a quel punto io ho cercato di tutelarmi. E siamo in che periodo, signor Spatuzza? E siamo che io sono reggente, quindi... A tal punto che io mi sono recato ad Alcamo a Castellammare del Golfo senza documenti da Antonino Melodia di contattare subito a Matteo Messina Denaro perché c'era questo problema, e di cui non sono stato autorizzato io andare a questo incontro. Quindi siamo nel 95? Esatto.
qualche domanda, ma siamo veramente alle ultime. Volevo chiederle se lei ne è al corrente e se dopo l'inizio della sua collaborazione e in relazione a processi che la vedevano ancora imputato, o meglio per i quali è stato imputato anche in esito alle sue dichiarazioni in qualche caso, lei ha avuto riconosciuto dai giudici le attenuanti speciali di cui all'articolo 8 della legge 203 del 91, quelle per la collaborazione? Sì, a me mi è stato riconosciuto nel processo del piccolo Giuseppe De Matteo, l'articolo 8. In appello? Sì, sì. E in Cassazione? In Cassazione non so se già, perché tra l'altro nemmeno ho fatto ricorso in Cassazione, quindi per me diciamo è definitivo, però attualmente non ho fatto ricorso in Cassazione. E per il processo della strage di Via D'Amelio, cioè per il fatto della strage di Via D'Amelio, lei ha subito un processo a seguito delle sue dichiarazioni? Sì, sono stato condannato, di cui anche lì mi è stata data l'attenuante come riguardo all'articolo 8, di cui non ho fatto ricorso in appello, quindi anche qui ho accettato la condanna in primo grado. Lei attualmente, in parte si è capito, ma volevo una risposta chiara e definitiva, è comunque in questo momento sottoposto definitivamente al programma di protezione? Sì, io da due anni, mi sembra che sia da 2 anni, quindi è scaduto 2 anni, quindi da più di 2 anni e qualche cosa io sono sotto programma speciale di protezione. Presidente, non abbiamo altre domande, abbiamo una richiesta di produzione che intendiamo fare ora, in questo momento anche diciamo per asseverare un po' quello che è stato oggi detto dallo Spatuzza in merito alle fasi della sua collaborazione. Mi riferisco alla richiesta di produrre. Quindi cominciamo a verbalizzare, nella conclusione del proprio esame il Pubblico Ministero chiede di produrre, se c'è un elenco sarebbe l'ideale, pochi documenti. Va sì, bene. Sì, sì. E allora li verbalizziamo direttamente, se li può dettare così sì. Li verbalizziamo. Sostanzialmente, Presidente, è lo stralcio della seduta del 7 settembre 2011 della Commissione Centrale ex articolo 10, legge 15 marzo 1991, numero 82, presso il Ministero dell'Interno. Un po' più piano, così nel frattempo il Cancelliere riesce a verbalizzare. Commissione Centrale. Ex articolo 10. 10, legge 82-91. La Commissione Centrale costituita presso il Ministero dell'Interno per i collaboratori di giustizia. Questo stralcio riguarda la delibera con la quale viene ammesso Gaspare Spatuzza al programma speciale di protezione. Perché, Presidente, è importante secondo noi, come, ed è classificabile come documento ex articolo 234 del Codice di Procedura Penale? Ripeto, lo stralcio del verbale è del 7 settembre del 2011 e in pari data c'è la comunicazione anche alle varie autorità giudiziarie, tra le quali quella rappresentata dal mio ufficio della Procura di Palermo. Perché nella delibera si fa riferimento a tutte le fasi di cui oggi ha riferito lo Spatuzza in merito alla prima bocciatura della richiesta di ammissione al programma. Quindi c'è la ricostruzione di protezione, vabbè, alla sentenza del TAR e poi al definitivo accoglimento del programma di protezione. Con l'indicazione delle date, questo riteniamo che sia molto importante per consacrare anche documentalmente quello che oggi ha riferito Spatuzza. Poi ci sono altri documenti? No. Questo Presidente, è l'unico documento. Possiamo sapere se, sono l'avvocato Di Peri, se lo stralcio
è necessitato da qualche esigenza di prudenza particolare? Lo stralcio è dovuto al fatto che intanto tutto quello che riguarda Spatuzza, la Commissione evidentemente in quella seduta ha deliberato anche su altri collaboratori di giustizia, sull'argomento Spatuzza c'è tutto, non c'è nessuno missis, ovviamente è questo per tranquillizzare lo Spatuzza e il difensore di Spatuzza, questa è la delibera della Commissione che ammette lo speciale programma di protezione, non c'è poi, quindi non ci sono dati, che non ci sono dati sensibili che riguardano la sicurezza dello Spatuzza o di altre persone. Le altre parti su questa richiesta? Presidente, se ci dà tempo di guardarlo un attimo. E allora è a disposizione, se volete anche domani potete pronunziarvi se lo ritenete. Allora, lo noi metto diamo atto della richiesta e la Corte si riserva dopo aver sentito le parti a seguire. Lo metto a disposizione tramite la consegna al cancelliere. Lo lascia, chi vuole già può esaminarlo.